molto volentieri l'invito che mi è stato rivolto di recare una breve testimonianza sul mio rapporto, più che mio, rapporto dell'amministrazione comunale di Siena con Enrico Crispotti. Enrico iniziò il suo insegnamento universitario senese, che io avevo appena chiuso la mia esperienza di sindaco, ed ero già in partenza, per fortuna, per il Parlamento europeo, 1984. Ma il rapporto che ho coltivato, che cominciai a coltivare con un docente che non era certo avaro di indicazioni, di proposte, di consigli, fu da subito molto intenso e credo fecondo. Non sa a me, sarà stato fatto ieri e sarà, credo, proseguito stamani, offrire un contributo sul valore della sua presenza dal punto di vista critico e storiografico e ripercorrere tutte le forme di collaborazione che via via sono intervenute tra Comune, Università e Crispotti. Mi vengono in mente, ad esempio, la bella mostra sul Cagliari Romano, oppure quella su Cascella, ma molti altri furono gli scambi. La mostra che fu dedicata, ne parlerò penso, ne parlerà Luca Lenzini, a Franco Fortini. Mi soffermo solo su tre questioni, molto telegraficamente, che mi appaiono tra le più rilevanti del suo attivissimo impegno e del contributo che ha dato sia dalla cattedra di storia dell'arte contemporanea, sia come animatore straordinario della scuola di specializzazione di storia dell'arte, dove ho avuto anche il piacere di, non dico fare qualche lezione, ma qualche conversazione sulle direttive europee, sui programmi europei in relazione alla promozione dell'arte, alle forme nuove di mecenatismo, e allora abbisognavano anche ora, direbbero, di una certa regolamentazione, alla promozione della circolazione, soprattutto delle iniziative di formazione a livello europeo, all'interno della quale si collocava ovviamente anche la missione della scuola di specializzazione come modello da estendere e da collegare in una dimensione che non fosse solo locale o nazionale. Dico, voglio fare solo tre riflessioni, la seconda sarà o apparirà molto futile, ma non appariva tale Enrico. Credo che si possa dire che essere critico militante, questa parola poco simpatica, la Lucio Bianca Madinelli la odiava perché apriva uno scenario militare in qualche modo. Comunque, mettiamola tra virgolette, essere un critico militante significava per lui costruire insieme alle istituzioni imprese che lasciassero il segno, favorendo comprensione, studio e continuità. Militanza non come appoggio effimero a questo o quell'autore, ma come organico rapporto, anche per quanto mi riguarda, devo dire soprattutto perché questa è stata la mia esperienza, con le istituzioni. Istituzione significa comune, significa università, significa sovrintendenze, significa archivi, ma anche gallerie private, nel caso che ovviamente il discorso adesso sono autori che avevano avuto un'attività espositiva di qualche significato anche assieme alle gallerie private. Dunque costruire delle squadre che potessero, anche questa parola non è bella, me la scusate, delle forme di collaborazione in rete che dessero poi continuità al lavoro che si faceva.
Non improvvisare mostre o privilegiare tendenze, ubbidendo ad un'angolazione tutta soggettiva, ma informare. E informare significava per Enrico, lo sapete meglio di me, stare accanto all'autore, costruire un rapporto con chi, in questo caso il comune o l'amministrazione pubblica, assumeva l'iniziativa, coinvolgere studenti e studiosi che formavano via via una sorta di cantiere. Oggi c'è una grande discussione, mostre sì, mostre no, ci sono anche panfletti fuori contro le mostre, non ingiustificati, perché si fanno mostre del tutto casuali, pubblicitarie, prive di qualsiasi programmazione effettiva, sicché la polemica è fondata. Ma per Crispolti mi sembra si possa dire che organizzare un'esposizione era costruire dei rapporti prima di studio, di preparazione, che collaudassero appunto questa preparazione e poi avessero una proiezione informativa coinvolgente a livello anche e soprattutto della città, del pubblico. Il critico era una sorta di, non so se la parola è bella, se l'accetterebbe, mi pare non l'abbia usata spesso, quasi mai, di mediatore tra gli specialisti, coloro che conoscevano anche da lì dentro il lavoro di un artista, diciamo così, e il pubblico più largo. In questo senso organizzare una mostra era continuare un'attività didattica in altra forma, ma avere questa come dire, questo criterio come fatto fondamentale, la dimensione didattica. Rispondere correttamente e utilmente alla committenza richiedeva un coinvolgimento ampio, significava aprire un cantiere collegiale. Se il critico ci ha lasciato scritto in un manuale prezioso, fitto di dati e di indicazioni, non risolve certo la propria identità nel rapporto con le istituzioni, non essendo né un esecutore per conto di queste, né in genere un loro funzionario, non può tuttavia nemmeno prescindere da un tale rapporto istituzionale. Questo lo voglio sottolineare molto, perché forse si è perso di vista, perlomeno da molte parti, questo tema. Non può prescindere da un rapporto istituzionale. Il rapporto non poteva essere un rapporto effimero, occasionale, per lanciare X o Y a secondo del capriccio estetico, della valutazione estetica del curatore isolato, questa figura che può invece invaso il campo, ma significava costruire un rapporto istituzionale, fare dei programmi, seguire una linea, non nel senso della linea di tendenza o troppo angolata, ma una linea che avesse anzitutto una funzione di informazione. Il critico, se non vuole ridursi a mero esecutore, doveva essere progettuale nel rapporto con le istituzioni pubbliche. Essere progettuale significava appunto costruire un progetto che aveva varie fasi, che aveva vari momenti, quello appunto della selezione delle opere, quello della predisposizione dei testi, quello che incorniciava e accompagnava l'esposizione stessa, nel senso di favorire momenti seminariali, colloqui, rapporti che non fossero effimeri, che non si bruciassero nell'arco di tempo di un'esposizione fatta magari per far venire un po' di gente in un luogo non particolarmente frequentato. E fare questo, avere un rapporto progettuale organico con l'istituzione pubblica, significava per lui non escludere però anche il rapporto con il mercato, con le gallerie. In questo senso voglio sottolineare la sua grande apertura, la sua grande anche modernità, mettendo sempre tra virgolette quest'altra parola, è complicata. Se il momento espositivo, disse anche,
è quello nel quale il rapporto con il pubblico si fa più immediato e più diretto. Si tratterà di perseguire programmi mirati, coinvolgendo energie intellettuali e definendo una mostra quale spazio di crescita culturale e di approfondimento conoscitivo. Questa era la linea su cui lui molto insisteva, e una linea che direi ha avuto una fortuna, sì, in certi momenti, ma che fondamentalmente non è stata fatta propria. Perché che cosa implicava questa sua visione giusta, corretta? Che ci fosse un'interlocuzione attrezzata. Se da una parte c'è chi sceglie e chi organizza la cosa e ha una sede prevalentemente scientifica e universitaria, dall'altra una istituzione, come può essere il comune, fatta di funzionari di buona volontà che magari attaccano quadri o bene o male, e comunque si adoperano per ora c'è anche la sezione grandi eventi, questa parolaccia è anche questa da eliminare. Comunque, se il discorso è questo, è chiaro che lo squilibrio è inevitabile, e era difficile costruire, sarebbe stato difficile, come lo è stato, un rapporto vero fra istituzioni, cioè fra persone giuridiche, fra enti, diciamo meglio, che ciascuno dei quali fosse dotato di una sua capacità di scelta, di apporto critico, perché senza questo scambio non ci sarebbe stata questa impresa come impresa dialettica. E mi piace molto ricordare, se ne parlò tante volte, come lui intendeva, era un passo avanti notevole rispetto al militantismo del primo dopoguerra, della critica d'arte, soprattutto grosso modo di sinistra per intendersi. La politicità della critica non risiede in una propagandistica militanza, ma in una progettualità comunicativa che punti ad una non effimera irradiazione sociale e prosegua in altre forme, come ho detto, una didattica aperta all'ascolto, capace di offrire risposte adeguate, di vagliare nomi e periodi, seguendo itinerari calibrati e cadenzati secondo un preciso programma, non dettati dalle improvvisazioni o dalle amicizie o dai rapporti politici o dalle pressioni fastidiosissime a cui gli assessorati della cultura erano i primi anni in cui furono inventati. Non so se l'invenzione è stata così antiveggente, però quando nell'84 ancora l'assessorato alla cultura non esisteva, perché il discorso era diverso. Poi quando sono stati creati a metà tra cultura e turismo, eccetera, a volte si sono avventurati, per così dire, in esperienze molto discutibili. Lui comunque aveva e favoriva una visione rigorosa ed esigeva dalle istituzioni, dai comuni, dalle università, dalle sovrintendenze, dalle regioni stesse, che allora muovevano i primi passi, 1970, l'istituzione della regione, un apporto che fosse un apporto critico, ogni istituzione autonoma per i suoi compiti, ma collegata attraverso un personale che avesse davvero esperienza, fosse in grado di dare un apporto critico a imprese, mi piace questa parola comune. Essenziale era lavorare insieme ai giovani, colloquiare con gli artisti. Questo è molto importante per lui, Charles sa qualcosa, il rapporto con l'artista, con il protagonista dell'esposizione era essenziale. Oltre ovviamente condividere nella gara sera la poetica, l'opera, ma perché quel rapporto dava modo di entrare anche nelle modalità tecniche, linguistiche, attraverso cui un'opera era concepita, un lavoro era condotto in maniera diretta. Questa
parola è anche una parola molto cara nel linguaggio di Enrico Crisposti. Direttamente, diretto. Il rapporto non era un rapporto mediato da montagne di bibliografia critica, non c'è vera, ovviamente, ma doveva poi esplicitarsi nel senso di un rapporto diretto, di un colloquio diretto, di un coinvolgimento diretto con l'autore. Essenziale, dicevo, era lavorare insieme ai giovani, colloquiare con gli artisti, badare agli effetti e ai risultati. La sua non era mai un'imposizione solitaria e attenzosa, e il progetto doveva crescere trascinando dentro, con gli addetti ai lavori, quanti avevano da imparare. La forza del critico sta non nel capire tutto, ma nello spiegare e capire quanto realmente riesce a conoscere, leggere e partecipare, cioè nell'essere realmente testimone, un'altra parola che Enrico usava molto spesso, testimone, cioè una persona che verifica direttamente il fare e il processo creativo, testimone di determinate situazioni o percorsi. E tanto maggiore rilevanza assumerà il suo lavoro, quanto maggiore sarà la quantità di compreso e direttamente testimoniato, una forma brutale, se provate in matematica, la quantità di compreso, cioè il quanto hai compreso, capito del lavoro dell'autore su cui devi intervenire, senza criteri esclusivi o adesioni ideologiche troppo facili. Mi piace nella sua appassionata dichiarazione sottolineare, ma l'ho già fatto, scusate, ho scritto però poi ovviamente da fastidio leggere, i due termini su cui mi sono già soffermato, quantità e direttamente. Quantità, perché a volte era quasi un po', non dico, era impressionante, ecco, il coinvolgimento di ogni tipo di materiale, ogni tipo di articolo, eccetera, che Crisposti esigeva quando veniva preparata, oppure si preparava un corso. Quantità significava non avere un filtro prioritariamente di parte, ma avere un'attitudine essenzialmente informativa, archivistica, di conoscenza, ma di conoscenza che non fosse preclusiva di partenza prioritariamente di approcci o di pagine magari molto discutibili. E direttamente perché in questo cantiere il protagonista doveva essere non ascoltato un po' il fibre o così una presenza più o meno fantomatica, ma un interlocutore con cui direttamente si instaurava un dialogo impressionante, con un'iniziativa che promosse e costante il suo stare accanto agli autori, rilevare tecniche, comprensioni stilistiche, vestire con curiosità e attenzione la figura del testimone prima ancora di quella del critico. La critica viene dopo. Aveva una voracità documentaria inarrivabile, nel suo immenso archivio, amici della serie di Pia Ripetta, evidenzia questa sua foga, questa sua inesausta energia in maniera esemplare, credo unica. Secondo punto, questo però è un punto teorico che non so sviluppare, però è credo uno dei nodi della sua personalità. Mi sembra si possa dire che in lui lo storico del contemporaneo, il critico dell'attualità, il docente che distingue e classifica, si fondevano in una esperienza unica, vitalizzandosi reciprocamente. Il critico non poteva non essere anche detentore di un'ottica storica, ovviamente, e la storia del contemporaneo doveva avere
pensare lei la stessa dignità della storia dell'arte moderna o dell'arte antica. Ecco, in questo senso era molto contrario, molto polemico con l'esercizio della critica contemporanea che fosse affidata, come dire, solo all'estero, alle convenzioni, alle scelte del curatore isolato come autore quasi dominante dell'evento che si sarebbe preparato. Renato Barelli, in una famosa pagina d'addio, scrisse che Crispotti fu il principale armatore negli anni 50 e testimone più entusiasta dell'enorme rivoluzione che si stava svolgendo sotto i nostri occhi. E anche nelle imprese più faticose Enrico si vendava a capofitto, penso ai cataloghi dedicati a autori dei quali era essenziale tramandare scientificamente l'intera opera. Credo uno degli ultimi analoghi che stava preparando era dedicato a Dova. Ecco, Dova fu un autore, uno dei primi autori di Trappellone del Palio di Siena, di cui abbiamo molto parlato. Sarà il terzo punto della mia breve testimonianza. In questo senso, il suo lavoro era un lavoro fondamentalmente, scientifico. Aveva un assilo enciclopedico, non curava la bella prosa, la bella scrittura, anzi la scrittura di Enrico era una scrittura, a meno per me, faticosa, molto ridondante, iperaggettivata, in questi aggettivi a coppia, che però icasticamente classificavano, gettavano una luce improvvisa sul un certo lavoro, una luce molto, molto pregnante. Attenta sempre a inserire un autore nel contesto formativo, contesto, un'altra parola, un refrain, diciamo, del suo discorso, e di relazione di tendenza o scuole che frequentava, attraversava, prediligendo una scrittura, per dirla con Cesare Garbi, forse in un'altra accezione, ma sempre con ironia e Garbi lo usava. Una scrittura servile, servile perché al servizio di chi doveva intendere e finalizzata a rumeggiare procedure, debiti, incontri, assonanze e significati, schiacciata e proiettata sulla cosa, sull'oggetto della creazione, artistica o comunque del lavoro su cui si doveva. Si doveva esprimere eticamente. Terzo punto finale, che sarebbe per me lunghissimo, nel senso che vorrei qui annoiarvi a lungo, ma non lo farò. Ho scritto per i che sono più che passerò chi eventualmente vorrà controllare. Insomma, niente di speciale. Però voglio dire le cose su una questione che Siena non ha mai coltivato a livello che doveva avere, che avrebbe voluto avere. Perché? Perché l'incarico di preparare il premio per il padre di Trappellone è un punto di incontro unico, può essere anche un po' discutibile, ma è unico. Pubblico, linguaggio artistico, rapporto fra contemporaneità e tradizione. Cioè, in questa esperienza, in realtà, che sembra ormai diventata una cosa così molto utile e discutibile, si sfoga su colori del Trappellone per vedere quale contrada lo vince, si pretende di dare un giudizio in un momento, e appena appare urli, boati di assenso, critiche, insomma, è diventata un elemento più folcloristico e critico, perché
non si è coltivato abbastanza questo tema. Invece Rico vedeva benissimo l'importanza che poteva avere e il ruolo, lo spazio che costruiva, lo spazio mentale e culturale che si costruiva. Io ho Guttuso, fu uno dei primi invitati nel 71, dice, io non ho mai avuto l'esperienza di una pittura di una mia opera e attraversa una città e che io cerco di capire, io cerco di capire la ricezione guardando le persone, gli occhi, le reazioni anche mimiche che via via si manifestano in chi guarda quest'opera. E mi chiese di stare alla finestra, perché allora non c'era tutta questa baradan delle presentazioni, eccetera, che sono diventate un rito, perché qui tutto diventa un rito per lo più fastidioso, ma una finestra, una trifora per vedere come le persone si guardavano e indicavano le figure, i dettagli di quest'opera, e da lì capire un po' il rapporto che si costruiva. E Crispolti è stato l'unico, secondo me, che ha scritto un saggio molto puntuale, passando in rassegna decine di questi drappelloni, non so quanti l'hanno letto, soprattutto dell'amministrazione comunale, non credo siano molti, ma le sottolineature che lui ha fatto in questo lungo saggio, che io non ripercorro perché il discorso sarebbe troppo ampio, sono preziosissime. Con il 1970 ha scritto, perché questa fu la data di inaugurazione nell'affidamento di questo incarico anche a persone non legate percipuamente alle tradizioni senesi, ai moduli tramandati dall'Istituto d'Arte e così via, si apriva, se non al Novecento, alla generazione che aveva avuto con il Novecento un rapporto prossimo. Ed ecco la sequenza che inizia con Mino Maccari, come quasi ponte senese tra passato e futuro, e prosegue con Guttuso, Cagli, Condova, Tardi, Sasso, Treccani, Sughi e così via. E lui nota giustamente, la scelta era corretta perché era di autori che avevano una qualche propensione figurativa, è inevitabile, nel palio, nel drappellone, cioè nel palio, l'astrazione pura non può aver luogo perché ci sono degli elementi sia araldici che iconici, insomma, che implicano figuratività. Però sottolineò poi come dopo questa prima fase si fosse passati con Adami, con Cremonini, con Calabria, con Linari, che ricordiamo con commozione, alla figurazione nuova, non alla nuova figuratività, come lui dice nel saggio. E che questo avesse aperto un dialogo con anche gli autori senesi, molto importante, un rinnovamento, un'innovazione di linguaggi di grande interesse. No? E sottolineava, con questo chiudo, con molta forza in questo saggio, che il palium non va assimilato in alcun modo alla cosiddetta arte sacra, un po' difficile definire. Anzi, si poteva prendere, non dirò pretesto, ma spunto da questo elemento, da questa committenza, per costruire anche a Siena uno spazio di arte contemporanea che documentasse appunto l'operare del contemporaneo. E in fondo esperienze come quella del Palazzo delle Papesse sono nate anche da questa idea, pur in una città in cui con il contemporaneo le difficoltà sono state sempre molte. Ma in questo senso, non scontando il fatto che lo stendardo è comunque anacronistico perché parla del passato prossimo, non di quello che accade, di linguaggi già codificati,
però ecco, questo poteva essere occasione, lo è stata talvolta con Cremonini, con Charles, con Schickowitz, con Adami, occasione per fare delle mostre, fare dei seminari, cioè far sì che la scelta e il lavoro su cui tante discussioni si scatenavano fosse anche un elemento di crescita critica, di discussione seria, insomma, come raramente è stato, perché appunto ormai si seguono strade molto più incidentali. Non credo, scrisse seccamente in risposta, che Trappellone Senese vada considerato sotto il profilo del sacro. Se qualcuno volesse irrigidire il discorso in questi termini, ignorerebbe che solo una rispettosa autenticità creativa è esente dalla falsificazione che tradisce la tradizione anziché reinventarla e renderla espressiva e vera nel presente. Ci sarebbero tante altre cose da dire, incluso se sono stato più lungo del previsto. A me premeva solo richiamare alcuni punti, questi tre punti, come anche in questa attenzione per una consuetudine così nostra e così atipica, emergessero i principi basilari che alimentavano la passione storiografica e critica al tempo stesso, mai spocchiosa e imperativa, di Enrico Crisponti, che non si stancò di incitarci a convocare la produzione artistica in un contesto determinato e a comprendere le premesse e esiti attraverso un'esperienza da compiere insieme, con la fatica e con l'umiltà che esige se vuole essere fattore di libera crescita, scoperta di nuovi mondi, coraggiosa avventura verso inesplorati orizzonti. Grazie. Grazie mille di questa testimonianza così circostanziata. Cedo adesso la parola al maestro Charles Sinkovic. Oggi, davanti alla vostra onorevole e eminente presenza, penso che avrei potuto rivolgermi a voi in italiano, ma la profonda emozione che suscita in me questa cerimonia in omaggio al professor Enrico Crisponti mi costringe a esprimermi in francese. Perdonatemi e vi ringrazio in anticipo. En effet, je suis particulièrement touché par l'invitation qui m'a été faite par Madame Manuela Crescentini Crisponti et Livia, sans oublier Valerio, de rendre mon témoignage et mon humble hommage à l'extraordinaire professeur et ami Enrico Crisponti. Le poète français Paul Éluard a un jour écrit « Nella vita non c'è il caso, ci sono solo appuntamenti. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Quel incroyable coup de chance peut conduire un artiste peintre débutant de 15 ans à se trouver en fidèle relation avec l'un des plus grands critiques et historiens de l'art moderne et contemporain des 20e et 21e siècles, Enrico Crisponti. En janvier 1963, quelques mois avant d'entamer pendant 6 ans ma formation artistique à l'Académie royale des beaux-arts de Mons, en Belgique, je fus secoué par la découverte de l'œuvre de Renato Guttuso
à mes yeux, l'un des plus grands peintres italiens du XXe siècle, par une vaste exposition au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, ma ville en Belgique. De là vient mon intense amour de l'art italien moderne et contemporain, sans oublier l'art dit ancien, qui n'a d'ancien que le nom. À partir de là viennent mes recherches immédiates et incessantes d'ouvrages, livres et catalogues d'art italien dans lesquels, associés ou non à Renato Guttuso, le nom de Enrico Crispoldi m'est devenu familier, tout en découvrant aussi peu à peu, pas à pas, mot à mot, la merveilleuse langue de Dante Alighieri. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En 2004, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raphaël de Grada de San Gimignano était intéressée par l'organisation d'une importante exposition de mes œuvres. À un moment donné, l'assessoresse à la culture me signale que pour décider définitivement de la réalisation de ce projet, elle souhaitait recevoir l'approbation du professeur Crispoldi. C'est lui-même qui avait été chargé de réorganiser la collection de ce musée. Madame Giannacopini me demande donc d'entrer en relation avec le professeur Enrico Crispoldi et elle le contacte pour l'en prévenir. Je téléphone donc fébrilement, la gorge serrée, au professeur Crispoldi, qui me demande de lui fournir une documentation la plus vaste possible sur mon travail pictural. Aussitôt, une valise de livres et de catalogues lui est alors déposée à Rome. Ensuite, ne pouvant pas se rendre en mon atelier en Belgique en les semaines suivantes, le professeur Crispoldi souhaite que je vienne le rencontrer à la Certosa di Pontignano et lui apporter une sélection de mes œuvres, car le moment est venu pour sa rencontre directe avec les tableaux. Alors, j'emballe environ 6 peintures de petit format et une farde d'une vingtaine de dessins. Chargé comme un âne, je prends l'avion, loue une voiture à Florence et me dirige vers notre rendez-vous fixé à 17 heures. J'y arrive bien avant l'heure. Le concierge m'accueille agréablement. Il m'installe dans un couloir et me dit d'attendre le professeur qui est encore en leçon avec ses étudiants de l'école de spécialisation de l'histoire de l'art. J'attends. Le temps passe. Il est maintenant 18 heures. J'attends. L'angoisse augmente et je me parle à moi-même. Charles, mais qu'est-ce que tu fais ici, à 56 ans, comme si tu étais un étudiant stressé avant un examen capital? Il est presque 19 heures et le professeur Crispoldi surgit comme un véritable boxeur, armé d'un incomparable sourire, et me dit « Venez ». Je ramasse mes colis et les déballe aussi soigneusement que hâtivement dans son bureau, le cœur serré, les mains tremblantes. J'installe les tableaux, petit à petit, j'ouvre la farde des dessins.
Le professeur Crispolti les regarde, les examine, me pose quelques questions et les analyse à nouveau. Et il me déclare « Oui, nous allons faire cette exposition à San Gimignano. » À cet instant, l'éternité de l'instant, comme écrivait le grand poète Léo Ferré, fut et demeure pour moi un instant magique gravé à jamais dans ma mémoire. Ensuite, le professeur m'invite à partager la cena avec lui et ses étudiants, souper qui sera suivi de sa présentation de mes travaux à ses étudiants et d'un merveilleux et intense dialogue qui s'est poursuivi jusqu'à quasiment minuit. L'exposition à San Gimignano s'est tenue au printemps 2006 avec Enrico Crispolti, commissaire, et intitulée par lui « Volti dalla memoria ». Pendant presque 2 ans, nous y avons travaillé ensemble, scrupuleusement, en suivant ces méthodologies claires, riches, rigoureuses, innovantes, généreuses, investigatrices, chaleureuses, avec une maniaquerie bien partagée, à Charleroi, à Sienne, à Rome, à San Gimignano, autant pour le choix des œuvres que pour leur installation dans les salles de l'exposition, que pour la vaste monographie qui l'a accompagné. Le professeur Crispolti a fait participer l'école de spécialisation à cet événement et est venu avec ses nombreux étudiants à San Gimignano, étudiants dont Davide La Canina était présent et peut témoigner, je le salue. Confirme. Ici. En de nombreuses rencontres et dialogues inoubliables, en présence aussi du professeur Massimo Bignardi, que je salue très fort. S'en est suivi ensuite un grand nombre d'autres expositions, dont le professeur Crispolti fut le curateur, à Berlin 2 fois, en 2008 et 2012. À Charleroi Marcinelle, au Bois du Casier, en 2009, à Bruxelles, au Musée juif de Belgique, en 2010, à Stavelot, en 2010, pour Chicago, en 2013, à Castellina in Chianti, en 2016, à Mons, en 2017, et enfin, en 2018, à Sienne. Nous avions un projet à Rome, depuis quelques années. Si celui-ci, un jour, se concrétise, bien évidemment, ce sera un hommage au professeur Enrico Crispolti. Le professeur Enrico Crispolti est un savant. J'ai tant appris de cet exceptionnel historien de l'art, de ce critique militant, d'une probité et d'une honnêteté intellectuelle au plus haut niveau. Visiter un musée ou des expositions sous la guidance du professeur Crispolti constitue des expériences et des enseignements précieux, inestimables. Par exemple, la rétrospective James Sansor au musée d'Orsay à Paris, celle de Renato Guttuso à Bagheria et à Rome, celle de Larry Rivers, d'Edouard Hooper à Rome, ou celle de Max Beckmann à Leipzig, ou Giuliano Vanji à Berlin. De toute évidence, la culture et la science visuelle du professeur Crispolti a considérablement nourri l'autre part importante de ma vie, celle de mon enseignement de la peinture
à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et du dessin à l'Académie des beaux-arts de Charleroi, école d'art visitée par Chris Polti et son épouse. Mes souvenirs auprès de lui sont innombrables, indéfectibles, ne me quitteront jamais. Je pourrais les évoquer pendant des heures et des heures. Laissez-moi en évoquer encore. En 2010, je pense, nous visitions à Bruxelles les musées royaux des beaux-arts en compagnie d'un historien de l'art belge et directeur de l'Académie des beaux-arts de Charleroi, Maxime Longuerie. Encore hier, au téléphone, celui-ci est toujours subjugué de la connaissance parfaite et illimitée du professeur Chris Polti à propos aussi de l'art belge, lui apprenant précision, nom d'artiste et de mouvement qu'il ne possédait pas autant que Chris Polti. Mes deux dernières rencontres avec le professeur Chris Polti se sont déroulées ici à Sienne, en 2018, l'an passé. L'une est datée du 27 janvier, lors de sa présentation à l'inauguration au Palazzo Pubblico Magazzini del Sale de mon exposition intitulée par lui « Mémoire du passé, mémoire du futur » et dont il était le curateur. L'autre, la dernière rencontre, en présence de son fils Valerio, est datée du 10 août, lors de sa présentation exemplaire de mon drapellone pour le palio du 16 août 2018. Cher professeur, je vous embrasse de tout mon cœur avec mes mains dans les vôtres, infiniment. Merci à vous. Vous serez toujours présent au cœur de mon inspiration, sur la plus haute tour de votre humanisme militant. Merci. Grazie. Buongiorno a tutti. Io ringrazio Massimo Vignardi e Davide Lacanina per avermi voluto qui oggi in questa giornata. Prometto la mia presenza, al di là del ricordo personale del rapporto di amicizia che è stato fecondo e protratto nel tempo, si è protratto anche oltre l'insegnamento, conta come testimonianza, come diciamo rinvioriamo all'importanza che la biblioteca, con tutto quello che comporta, aveva nel lavoro di Enrico Chris Polti. Ecco, io il mio intervento ha questo senso, cioè una messa in rilievo di questo aspetto della sua attività, che non è, secondo me, collaterale, ma è, diciamo, parte proprio del suo approccio, del suo modo di essere studioso. Quindi il mio è un angolo di visuale, come dire, ristretto, però nella sua specificità vorrebbe alludere a forse a un discorso più complesso che ci sarà modo di sviluppare in altra sede. Quello che mi preme sottolineare è che la donazione del fondo da parte di Chris Polti non è stato un fatto episodico, ma si è iscritto in una serie di rapporti, incontri e occasioni che datano sin dall'inizio della sua attività a Siena e testimoniano la sua attenzione alla biblioteca e agli strumenti della ricerca e della didattica. In questa serie, quindi in questo quadro più ampio di quello del nucleo librario e archivistico, vorrei ricordare alcuni passaggi. L'acquisizione dell'archivio Stefano Cairola, che Davide Lacanina conosce molto bene e su cui stanno lavorando suoi studenti, l'organizzazione della mostra dei dipinti e dei disegni di Franco Fortini, che fanno parte del patrimonio della nostra biblioteca, mostra del novembre 2001, allestita ai Magazzini del Sale con una splendida regia di Augusto Mazzini, e la partecipazione poi alla giornata di studio organizzata su Alessandro Parronchi, organizzata dalla biblioteca nel marzo 2010. Ecco, quindi tre occasioni diverse e di diverso impegno, ma in ognuna di esse l'adesione di Chris Polti fu immediata, no?
E questo mi ha sempre colpito, la sua capacità di investire tempo ed energie in progetti che avevano al centro la biblioteca, gli archivi, la valorizzazione del patrimonio, che erano un dato significativo di una sensibilità e di un metodo di lavoro che lo distinguevano. E rammento che ancora nel 2014, quando si era già ritirato dall'insegnamento, venne apposta da Roma a Firenze, al Museo del Novecento, sempre per parlare di Fortini nel ventennale della scomparsa dello scrittore. Ma vengo allora al fondo e cerco di stringere, lasciando magari agli atti ogni considerazione e anche magari qualche immagine che, se ci sarà spazio, potrebbe illustrare quello che vado dicendo. Diciamo, in fondo in realtà sono due, uno di tipo archivistico e uno librario. E questo è un dato che è ricorrente nei cosiddetti fondi d'autori, in quanto libri e carte, archivi e biblioteche formano un organismo che sul piano materiale dobbiamo scindere anche per la gestione, ma che è indivisibile sotto il profilo della genesi e della cultura di chi li ha formati. E poi chi fa ricerca deve dunque sempre muoversi con il piede in due stanze, per così dire, tra archivio e biblioteca. I documenti rimandano ai libri e viceversa. Allora, uno è l'archivio documentario di arte contemporanea, che, per darne una breve descrizione, è formato da 128 faldoni con documenti inviati o consegnati a Crispolti, sia come critico che come direttore della scuola di specializzazione. In tutto si tratta di circa 1000 artisti, quindi una rappresentazione molto vasta della presenza artistica contemporanea. Ma di cosa si tratta? Si tratta, come nel caso del più grande archivio romano, è composto di brochure, di esposizioni, opuscoli, annunci di mostre, fotografie, inviti, quindi un insieme che si può dire eterogeneo dal punto di vista dei formati, sono tutti diversi l'uno dall'altro, ma omogeneo quanto a destinazione e quanto a natura. L'omogeneità si potrebbe dire che risiede proprio nel carattere, un'altra parolaccia dei nostri tempi, che si potrebbe dire effimero, perché molte di queste pubblicazioni nascono per un'occasione e finiscono lì la loro funzione, ma proprio per questo spesso nelle biblioteche, nelle istituzioni non vengono conservati, fanno una brutta fine. Io stesso, mi ricordo, sono andato a raccogliere tutto questo tipo di materiale che Enzo Carri aveva raccolto in anni di attività come sovrintendente, perché stavano per buttarlo via dalla sovrintendenza. Quindi ho preso il maggiorino in quell'occasione, come in altre volte sono andato a Roma da Enrico Crispolti, e ho cercato di salvare questo materiale. Dunque, in questa zona, nell'archivio, l'elemento standardizzato, che è proprio dell'oggetto libro, cede all'estro e alle suggestioni di prodotti che vogliono esibire, giustamente, l'imprinting autoriale dell'artista, più che con editori si ha a che fare con stampatori, e quindi si tratta di prodotti che spesso non hanno distribuzione. Spesso, ma devo dire non sempre, si tratta di prodotti raffinati, no? Tanto che questo, quello che diciamo tecnicamente si chiama non-book material, svaria da una specie di arte povera a opuscoli che invece si avvicinano al libro d'artista, che è un genere, come sappiamo, novecentesco, molto frequentato e anche importante. Aggiungo brevemente che fa parte di questo archivio è una presenza significativa anche la presenza di 80 lettere inviate da artisti in risposta alle precise richieste di Crispolti, no? Alcune di queste lettere sono in tono amicale, altre più formali, ma devo dire che tutte sono contrassegnate da un senso di gratitudine per l'attenzione che il critico aveva per l'artista. Quindi non si tratta di veri carteggi, almeno nel caso del nostro articolo, del nostro archivio, ma neanche di documenti burocratici. E in fondo in quest'ambito, alla luce anche degli altri archivi che abbiamo nella biblioteca, si potrebbe dire che Crispolti non ha fatto che sistematizzare, in una chiave quasi direi
totalizzante ed estendere a metodo di lavoro quel rapporto diretto tra critico ed artista di cui parlava, quel dialogo di cui giustamente parlava Roberto prima, che è un tratto ricorrente e caratteristico di questo genere di intellettuali. In altro modo, in altre forme, ma con altrettanta dovizia, per esempio questo tipo di rapporto è testimoniato nel fondo a Ronchi. La differenza nel nostro caso è proprio nella specifica intenzione di fornire una sorta di mappatura del panorama artistico contemporaneo, cioè di qualcosa che per sua natura è spesso in penombra o relegato localmente. Quindi in questa chiave non interessano solo o tanto i grandi nomi, ma tutti i nomi. Non si tratta di collezionismo, ma di una inchiesta conoscitiva, di una foto, vorrei dire una foto in diretta e in movimento della produzione artistica contemporanea, e appunto facente parte del dialogo di cui si diceva. L'altro nucleo è il fondo librario, costituito da circa 3.300 volumi, ordinati secondo le indicazioni dello stesso Crispotti, e tutti descritti, qui presente Leonora Bassi, che uno per uno li ha catalogati nel catalogo informatico dell'Università. Quindi colgo l'occasione per ringraziarla per questo importante lavoro. Si tratta quindi, per quanto riguarda questo nucleo librario, di una specie di figlio o fratello della Biblioteca Romana. Sono cresciuti anche per strada insieme, nel senso che Enrico Crispotti conferiva a noi e contemporaneamente alla sua biblioteca di Ripetta. E tuttavia, per quanto di dimensioni relativamente ridotte rispetto all'altro, diciamo questo occupa un'intera parete di una sala dedicata al primo piano, però non per questo è meno importante, dimostrazione è il fatto che viene continuamente consultato dagli studenti e gli studiosi. Quando chiudiamo la biblioteca la sera c'è sempre quello che noi chiamiamo Crispotti a giro, perché circola molto, e credo che questo gli avrebbe fatto molto piacere. Allora mi limito, stringendo verso la conclusione, ad alcune osservazioni di sorvolo. Questo settore librario naturalmente è l'arte contemporanea a tener banco, ma non mancano cataloghi e monografie dedicati ai maestri, da Goya a Turner, né mancano edizioni preziose o rare, da quelle del Milioni a stampatori raffinati, più o meno noti, e tra questi, cioè tra i più noti, vorrei ricordare almeno la ricorrente presenza di Vanni Scheviller, un editore che ci è particolarmente caro come biblioteca, che è anche venuto a trovarci, e la collana Arte Moderna Italiana dell'Insegna del Pesce d'Oro, no? Che è una piccola ma importante collana di Scheviller. Ecco, questi sobri ma bellissimi nella loro sobrietà. No, c'è un'eleganza e una sobrietà che in fondo era anche di Enrico Crispotti, no? Che in qualche modo a specchio. Tutto questo ho citato Scheviller perché ci ricorda un altro tratto tipico dell'arte novecentesca, rispecchiata nel nucleo librario, ovvero gli incroci, le interazioni e gli scambi tra letteratura e arte, tra poesia anche e arte. E infatti tra i prefatori di questi libri non è raro trovare scrittori di eccezione, testi a volte trascurati nelle loro bibliografie, ma importanti, non meno, secondo me, delle testimonianze di critica vera e propria. Per fare due esempi, da tanti, citerò Leonardo Sciascia, prefatore di Carmassi, del 72, e Vittorio Sereni e Wolfgang Hildesheimer, che introducevano Enrico della Torre. E sono pagine splendide di lettori interpreti di eccezione. E tra l'altro voglio ricordare che Hildesheimer, autore di una magnifica, straordinaria biografia, saggio su Mozart, era scrittore ma era anche pittore, e quindi la compresenza era nella stessa persona, come del resto in misura diversa, ma anche per Fortini. Allora, questo degli scambi e delle ibridazioni tra arte e letteratura, ovvero della convivenza di scrittore e pittore presso uno stesso autore, come appunto il Hildesheimer, è un tema che Crispotti ha affrontato più volte e che ha riproposto in chiave sintetica anche nel catalogo delle opere fortiniane esposte ai magazzini del Sale qui a Siena.
ed è un tratto, sottolineo, che si collega, si congiunge ad altri conti della biblioteca, il Parron, non solo il Parronchi, ma anche il Carli, il Cesarini e altri importanti che abbiamo. Più in generale, il fondo Crispolti risulta affine per genesi e complementare per ambito rappresentato ai nostri altri fronti, ai nostri altri fondi, e questo fornisce un profilo completo alla nostra biblioteca, quindi che segue l'evoluzione di tutta la storia dell'arte. E infine volevo ricordare un altro dato numerico a cui teniamo molto. Gli scaffali dedicati a Crispolti superano il centinaio i volumi di cui egli è autore, curatore o prefatore. È una cifra di per sé eloquente. Insomma, abbiamo ricevuto molto da Enrico Crispolti, ma una volta almeno abbiamo anche dato. Quando gli facemmo conoscere il dipinto di Guttuso che possediamo, proveniente da Sandro Pertini, la ragazza siciliana del 53 che sta nella Sala della Bianca. Infatti, nella scheda del catalogo generale da lui curato di Guttuso dell'83, la scheda recava la didascalia ubicazione ignota. Ma quando lo chiamammo per l'expertise poté completare finalmente il repertorio, perché la ragazza era venuta a Siena a sua insaputa, per così dire quasi in incognito, ma alla fine l'aveva trovato grazie a Sandro Pertini e direi anche alla nostra università. Grazie. Grazie mille al dottor Lenzini. E invito la dottoressa Anna Casalino a raggiungermi qui al tavolo e, per il suo intervento. La Casalino della casa editrice Carocci di Roma appartiene alla grande famiglia della specializzazione in storia dell'arte dell'Università di Siena, di cui credo ci parlerà. Sì. Allora, intanto grazie agli organizzatori e grazie anche ai relatori di ieri, perché naturalmente uno arriva qui con delle idee, delle riflessioni che andrebbero immediatamente rimesse in moto e riformulate alla luce delle tante cose interessanti emerse ieri. Comunque mi atterrò a quello che era il programma, cercando di stare nei 20 minuti. E io partirei proprio dal titolo di questo contributo, scelto in maniera, come dire, pensata. Oltre l'immagine, una scuola per pensare, progettare, sperimentare cultura. Io credo che queste siano parole chiave per comprendere un aspetto fondamentale del progetto di Crispolti e della sua scuola. Ma qual era questo progetto? Qual era il suo progetto? Mi è capitato di riflettere molto in realtà su questo concetto negli ultimi mesi, prima per l'incontro romano, che ha avuto però una valenza più di testimonianza e di ricordo personale, e ora per questo secondo incontro che io, come dire, ho letto e vissuto come una richiesta più in qualche modo metodologica e quindi legata in sostanza alla mia professionalità di editor in una casa editrice, e una professionalità che potremmo in qualche modo definire divergente, laterale, per usare in qualche modo anche un po' dei termini a effetto da copertina. E io credo che da questo punto di vista la mia esperienza effettivamente possa diventare paradigmatica e originale proprio in un senso, diciamo, crispoltiano. Perché? Allora, partiamo dalla testimonianza e dalla scuola. Alla scuola ognuno di noi arrivava da contesti molto diversi e arrivava anche con un progetto e con delle idee ben chiare sulla storia dell'arte. Io, ad esempio, provenivo dalla Sapienza e sicuramente avevo già acquisito una formazione di base particolarmente ricca e articolata.
e perché il Dipartimento di Storia dell'Arte della Sapienza comunque offriva la possibilità, più che offrire, anche lì, come dire, pretendeva dai suoi studenti una serietà e un impegno che chiaramente formavano. E quindi io da questo punto di vista mi sento ovviamente non un'allieva di Crispolti tout court, ma una persona già, come dire, con una sua formazione solida, anche perché la Sapienza in qualche modo è proprio, anche nella mia esperienza professionale successiva, è un po' una creatura a sé stante anche rispetto alle realtà accademiche nazionali. E però da Crispolti, o comunque sì, alla scuola di specializzazione di Siena, io credo che si facesse il salto, nel senso che da semplici si entrava semplici laureati in storia dell'arte e si usciva studiosi, professionisti, curatori. Questo era molto chiaro. Però torniamo al titolo, Oltre l'immagine, perché? Perché la scuola chiaramente aveva il suo focus sull'arte, ma metteva in condizione di andare oltre nel senso di avventurarsi, ripeto, solidi, però nel mondo della cultura e della riflessione e della produzione culturale. E soprattutto, io questo lo sottolineerò più volte, permetteva di formarsi in senso critico, ora a prescindere dall'uso che ognuno di noi poi ne avrebbe fatto in futuro, si vede ad esempio il mio caso. E perché? E io credo che fosse una scuola che metteva in condizioni di pensare. In che senso? Cioè, la nostra scuola non forniva solo contenuti, c'erano evidentemente lezioni, c'erano ovviamente esami da preparare, cambiamenti metodologici forti. Da Roma Sapienza a Siena, affrontare, dopo aver studiato magari alla scuola della Romanini e di Calvesi, passare a Bellosi, ad esempio, per una contemporaneista, perché io comunque sono laureata con la Covre, era un passaggio decisamente forte e impegnativo. Ma ciò che però secondo me forgiava a un livello alto da scuola, per l'appunto di specializzazione, era l'approccio, il contesto, perché comunque il contesto della scuola di Pontignano in qualche modo entra nella magia di questa scuola di specializzazione, e la diversa considerazione del te studente. Non eri più un semplice studente, e tutto questo ti permetteva di pensare, come dire, metterti proprio in una condizione di pensare, nel senso di passare dal ragionamento a un'idea alla progettazione. Tutto questo diventava improvvisamente molto naturale ed era un approccio che non era più da universitario, ma da livello superiore. E quindi in questo senso la nostra, secondo me, è stata proprio una sorta di palestra dove in primis allenare il cervello e abituarlo al ragionamento complesso, tenendo conto, questo è fondamentale, della specificità dell'oggetto, nel senso che evidentemente parlare di opere d'arte o di patrimonio e della loro specificità è fondamentale ed era fondamentale ed era il centro. Però nello stesso tempo si creavano le condizioni per una più ampia sensibilità intellettuale e culturale. E questo credo che sia un elemento che ci accomuna tutti, anche laddove non ci conoscessimo prima di persona. Questo elemento io l'ho ritrovato immediatamente anche come una sorta di familiarità che però viene da questa sensibilità particolare. E secondo me Crispolti aveva una caratteristica particolare, perché lui era un primus inter pares. Io naturalmente poi torno in qualche modo anche ai temi a me cari, nel senso che per me primus inter pares significa, nel senso che proprio Bruno era dato a questo termine. Probabilmente, non so se lui lo conoscesse, se fosse interessato, è anche poco importante al modello di cultura dell'educazione. Però di fatto Crispolti era l'incontestabile primus, perché era autorevole, era riconosciuto e contemporaneamente era aperto alla dimensione dell'ascolto.
Non solo, quindi la presenza, l'ascolto, ma io credo che non si possa pensare, progettare, sperimentare se non in una condizione di libertà, e questo era un altro elemento fondamentale, una libertà che però veniva goduta all'interno di una sorta, era una sorta di patto culturale, era tacito ovviamente, non era detto, ma ognuno di noi sapeva che doveva agire nel rispetto della scuola, e questo significava agire con un'attenzione di carattere filologico, con rigore e serietà, con creatività, pensiero critico e presenza. Questo era un po' una sorta, come dire, se io dovessi scrivere un po' il patto della scuola, io questo sicuramente in qualche modo lo metterei come dire, in conto. Presenza, io intendo presenza mentale e fisica, nel senso che sappiamo tutti che dopo le lezioni, dopo gli incontri, la colazione, il pranzo, la cena insieme, e qui anche il ruolo della certosa, insieme a lui e a convenuti che magari erano artisti di fama internazionale, magari poi si andava a vedere anche un bel film espressionista e muto in bianco e nero al buio e questo naturalmente significava appunto un'esperienza forte e anche una, come dire, una relazione che lui andava creando in maniera spontanea e naturale con le altre arti, per cui era naturale avere libri, artisti, il cinema, oggi forse dovrebbero essere gli audiovisivi, non lo so. Insomma, era sicuramente un'esperienza, l'esperienza più stimolante che un giovane specializzando potesse immaginare, coniugata però appunto alla fatica, anche fisica a volte, senza la quale però indubbiamente non si raggiungono risultati, perché studiare, io su questo non calerei mai il livello, almeno ci provo anche dentro casa a mantenere questo tipo, come dire, di livello, perché studiare implica impegno e non ci sono scorciatoie, ma semmai una capacità di concentrazione, di archiviazione di dati, che in Crispolti era evidentemente fuori del comune, quando ieri si parlava dei cataloghi ragionati, della sua capacità, proprio questa architettura anche editoriale straordinaria che lui sapeva dare ai lavori condivisi anche con noi della scuola. Condivisi perché non c'è mai stato un di qua e un di là, c'è sempre stato un noi, e questo anche a livello di metodo, non lo dico, cerco di ricavare, come dire, gli elementi che dall'esperienza portano verso un metodo. Questo permetteva un travaso costante di esperienze e di energia tra lui, noi e tra di noi, anche in un clima un po', come dire, di competizione positiva. E quindi non era semplicemente un'esperienza, ma un metodo, perché era una sorta, lo dico adesso in termini più contemporanei, era uno specchiarsi, ma uno specchiarsi nel senso che oggi le neuroscienze danno a questo termine, cioè era proprio un rapporto di neurone specchio. Per me, in qualche modo, lo dico adesso a posteriori, era perfetta perché era aperta. Ed era efficace perché a tutto tondo, impegnativa perché per l'appunto era come stare in una sorta di palestra, però con un coach che vuole farti diventare simile a lui, non nel senso però della somiglianza, anzi, ma proprio della capacità di tirar fuori il meglio di ognuno di noi, il meglio di te in qualche modo, in termini di competenze, ma soprattutto, ribadisco, in termini di sviluppo di un pensiero critico. Io credo che questa fosse la sua e quindi naturalmente anche la nostra bussola, e credo che fosse un tassello importante del suo progetto. Ovviamente non lo si viveva come tale, nel senso che non si pensava di stare dentro a un progetto, perché tutto era spontaneo nel suo farsi, sembrava semplice, rendeva tutto, come dire, apparentemente semplice, nel senso che era naturale, proprio perché era già stato a lungo sedimentato dalla sua esperienza. E questo sicuramente attraversava, e noi eravamo in questo senso noi testimoni,
ogni piega del suo rapporto con il mondo dell'arte, storico e critico, curatore e organizzatore, sostenuto da un rigore e da un pensiero sempre concentrato anche sui dettagli. Pur passando tra mille attività diverse, questa attenzione, questo rigore c'era sempre, e questo lo pretendeva anche da noi, però nell'unico modo che secondo me dovrebbe essere praticato da un docente, ovvero dando il buon esempio ascoltando, e anche questo è il metodo. E quindi in questo senso non ci si doveva far trarre in inganno dalla disponibilità e dalla colloquialità. Mi ricordo un giorno, non so se preparavo una tesina o era già per la tesi, e arrivai già, essendo anch'io insomma già abbastanza, come dire, organizzata, con un abstract, un indice e una prima bibliografia. Chiaramente erano delle referenze di massima, di carattere generale, vi assicuro abbastanza ben fatte anche rispetto a quello che a noi arriva in casa editrice, che dovrebbe essere definitivo. E però io lo sapevo che mancavano alcuni dettagli, perché magari non avevo trovato la casa editrice o la città, cose di questo tipo. Nel giro di 5 secondi lui aveva già dato, come dire, un'occhiata generale al progetto, ma naturalmente l'occhio e la sua riflessione sono andate a cadere là dove sicuramente c'era la virgola non messa bene, nel senso che mi ha detto: mi raccomando, qui in questa bibliografia manca, era così. Ed era un, come dire, richiamare l'attenzione sulla necessità di essere rigorosi anche laddove eri ancora in una dimensione, per l'appunto, di bozze di progetto. Ecco, io credo che tutto questo deve farci riflettere, non tanto perché oggi non siamo qui a discutere sulla grandezza, evidentemente, della figura, però siamo qui, credo, per riflettere sulle potenzialità della sua eredità, e a livello di metodo formativo e di progetto per le scuole di specializzazione, perché indubbiamente si è trattato di un'esperienza importante, originale, complessa, sicuramente fuori dal comune. E tutto questo naturalmente, dal mio punto di vista, si lega anche si lega all'oggi e anche al perché, se da una parte io ritengo che sia fondamentale mantenere questo livello alto di scuole di formazione, di scuole di specializzazione, perché non si può acquisire quel tipo di sensibilità se non attraverso un percorso che deve essere anche proprio lungo per maturare in questa sensibilità nei confronti del patrimonio dell'oggetto d'arte, perché stiamo parlando di qualcosa che è un patrimonio dell'umanità e quindi non è un semplice oggetto. Dall'altro penso anche al perché poi gli studenti debbano continuare a frequentare queste scuole, quindi io credo che ci sia un dovere etico di portare avanti un progetto che sia rilevante dal punto di vista culturale e politico, nel senso di permettere poi di fatto di entrare nel mondo del lavoro. Quindi, facendo un passo indietro, io nel tempo mi sono... torno a Crispolti e abbrevio. Tornando a Crispolti, se dovessi parlare di lui usando delle parole chiave o dei tag a questo punto, sceglierei autonomia, libertà, scelta, pericolo, curiosità intellettuale, passione, metodo critico, rigore scientifico. Naturalmente aggiungerei anche, rispetto a quello che è stato detto, l'impegno politico nello stare nella società e la parola, anche aggiungerei, testimonianza. Pensando a queste parole chiave, mi fermo e penso a me. E riconosco in questo una sorta di impronta, un'idea che mi torna nella mente già dall'incontro romano. Perché? Perché esattamente quello che faccio io in quanto professionista ed editor. Un editor di fatto si deve muovere in autonomia,
e gode della libertà di scegliere autori, di pensare dei progetti, è mosso da curiosità intellettuale e metodo critico, si confronta e lavora sempre con rigore scientifico e concretizza però gli obiettivi e i risultati, perché comunque è chiaro che quando sei un professionista e lavori in una casa editrice, lavori comunque all'interno di un'azienda, ma questo senso di concretezza secondo me è fondamentale, ed era un senso di concretezza che accompagnava Crispolti anche nel suo fare gestire la parte ad esempio più legata alle mostre e progetti culturali. Tutto questo, secondo me, si ricollega fondamentalmente a un discorso legato alla libertà e all'autonomia che va creata nello studioso e nel professionista. Certo, detto personalmente, talvolta mi sono sentita anche un po' sola nel cercare la mia strada e probabilmente lo sono anche stata, ma avevo ormai acquisito gli strumenti per orientarmi e scegliere con consapevolezza. Libertà e autonomia, se la solitudine rappresenta il rovescio della medaglia, la capacità di andare per il mondo con passione è il dritto della stessa. E sempre a proposito di libertà, e concludo, Crispolti mi lasciò sempre libera di inseguire letteralmente i miei progetti, che non lo interessavano molto per la verità, nel senso che io all'epoca mi volevo occupare di musei per bambini, lavoravo su Guido Fiorini all'interno di un archivio, quindi lui era contentissimo, però quando io vuotai il sacco gli dissi: guardi, io non ho passione per quel tipo di ricerca, mi piace quest'altro argomento, lui mi disse: va bene, ma devi cercarti un referente scientifico. Anche lì, come dire, il rigore di dire: ovviamente la strada deve essere sempre segnata dalla massima serietà scientifica. E io a quel punto trovai Giovanni Bollea, e qui si aprirebbe naturalmente un capitolo sui grandi maestri. Crispolti però restò sempre attento al mio lavoro, e un giorno, mentre gli raccontavo entusiasta del procedere della ricerca, lui esordì dicendo: io invito Cornelia a parlare del suo lavoro, del gruppo Cobra e del rapporto con l'arte infantile. Tu organizza un seminario su quei musei per i bambini che ti piacciono tanto. Ti butto in piscina, vediamo se sai nuotare, aggiunse poi ridendo. E aveva in quel momento uno sguardo guizzante ed era ironico nel dirlo. Io credo che molti di noi abbiano ben presente quella che potesse essere la sua espressione in una situazione di quel tipo lì. E però non mi stava né prendendo in giro e tantomeno era una sfida, era piuttosto un dirmi pacato e fermo: io credo che tu sia pronta, buttati. E io a quel punto, come dire, è come presi coraggio, magari all'inizio ho anche nuotato un po' goffamente, ma in qualche modo sono ancora a galla, e questo, ecco, credo che sia un maestro, e questa è la sua impronta, per cui di questo ringrazio lui e anche voi per questa occasione. Grazie molte, Anna, di questa testimonianza in presa diretta, diciamo, sulle piscine della scuola. E invito il professor Giovanni Bianchi dell'Università di Padova, anche lui specializzato qui a Siena in anni gloriosi. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio gli organizzatori per avermi dato la possibilità, in un certo modo, di ripercorrere e sottolineare. In realtà il mio intervento si collega molto a quello di Anna, perché anch'io voglio sottolineare l'importanza che ha avuto la scuola di specializzazione per me, ma in generale in quel momento che importanza avevano le scuole di specializzazione. Io parto invece proprio il mio intervento si intitola Da Venezia a Siena in cerca di un maestro della contemporaneità. Sì, perché io appunto ho studiato e mi sono formato a Venezia, con una formazione per quanto riguarda l'arte contemporanea forse meno solida rispetto a quella della Sapienza, ma comunque importante, perché chi mi ha alimentato in me la passione per l'arte contemporanea è stato Giuseppe Mazzariol, quindi diciamo un personaggio assolutamente importante per quanto riguardava Venezia e per quanto riguardava il rapporto con la contemporaneità.
Diciamo che Venezia, soltanto per tornare anche all'attualità, allora come adesso era più una vetrina del contemporaneo che in realtà un'officina del contemporaneo, almeno negli anni in cui io ho studiato. Quindi l'importanza di Nazario Aoro è stata assolutamente fondamentale e è stato importante anche per me poi confrontare il metodo che avevo imparato a Venezia con il metodo che ho imparato qui a Siena. Quindi ancora una volta l'importanza di spostarsi comunque in un luogo diverso rispetto a quello dove si è studiato, dove si è portato avanti gli studi. Questo lo dico perché adesso molto spesso le scuole di specializzazione sono sorte un po' dappertutto e io insegno a Padova, anche a Padova abbiamo la scuola di specializzazione, ci sono molti studenti che hanno la tendenza, anche invitati a volte perché c'è un problema di numeri per andare avanti, a rimanere lì. In realtà questo è un errore, in realtà la cosa migliore sarebbe appunto spostarsi, perché lo spostamento e il confronto con altre metodologie assolutamente è un elemento fondamentale. Come vi dicevo, il primo metodo che appunto io ho acquisito è quello di Giuseppe Mazzariol. È un professore che appunto mi ha fatto innamorare all'arte contemporanea e c'è sempre bisogno di qualcuno che accenda questa fiamma, dopodiché c'è sempre bisogno di qualcuno che alimenti questa fiamma, se no si rischia che questa fiamma si spegne e finisce il tutto. Il metodo didattico di Mazzariol era particolare perché era improntato soprattutto sulle qualità fascinatorie delle sue parole. Lui puntava molto sull'aspetto del colloquio, della presentazione dell'opera, del coinvolgimento dello spettatore, di noi studenti, nella lettura dell'opera attraverso le parole. Anche Mazzariol, e questo sì, era in comune, sicuramente non solo con Crispolti ma con molti altri storici dell'arte, aveva una dimestichezza e frequentazione con gli artisti. E proprio per questo vorrei ricordare soltanto il metodo didattico di Mazzariol con le parole di un artista, è Armando Pezzinato, che ha dato una testimonianza su Mazzariol e diceva: il Mazzariol creativo era capace, se interessato profondamente ad un problema, di dissertare convincendo prima di tutto se stesso sulla giustezza delle sue ragioni, delle sue convinzioni. Si scaldava particolarmente quando trattava un'opera d'arte, dipinto, scultura, architettura. Su questi argomenti analizzava, discorrendo nelle tematica, validità, peso, materia, colore, valore spaziale, tutto con grande efficacia evocativa. Non potevi ascoltarlo senza venirne coinvolto, tanto trascinante era la sua parola, sapientemente modulata, costruita, suadente. Il filo che ti porgeva, seguendolo, ti faceva entrare con lui negli spazi, nelle strutture che andava evocando, che tu stesso arrivavi a possederli al punto veramente di vederli. Sapeva insomma Mazzariol trasporre ad altrui la creativa forza della sua immaginazione e della sua fantasia. Era veramente un poeta della parola. Anche Pizzinato insiste su questo aspetto. Mazzariol era un poeta della parola, assolutamente comunque un metodo efficace e importante, perché voleva dire saper comunque comunicare una passione. Questo veniva sottolineato anche a lezione. Io mi ricordo le prime lezioni, Mazzariol pretendeva il buio completo nell'aula, noi studenti, insomma, professore, cioè noi non riusciamo a prendere appunti, e lui ci diceva assolutamente molto duro in quello. L'importante è che voi guardiate e che ascoltiate, gli appunti sono solo superficiali, non servono a nulla, dovete imparare lì. E qui già dice però come il metodo di Mazzariol si dava in quel momento, le sue lezioni erano quasi delle azioni performative, meno attento alla ricerca scientifica e al dato poi filologico, ma assolutamente, come si può dire, coinvolgente da questo punto di vista. Un aspetto che io avevo già conosciuto a Venezia proprio grazie a Mazzariol erano gli incontri con gli artisti, perché anche Gian Mazzariol aveva inaugurato questa consuetudine di invitare degli artisti a presentare, sempre con la convinzione, come quella poi anche è stata di Enrico Crispolti, era di Enrico Crispolti, che l'artista avesse tutto il diritto di parlare del suo lavoro, perché era lui che poteva parlare e trasmetterci l'idea del fare. L'unico aspetto, che poi appunto tornerò su questo, rispetto agli incontri con gli artisti di Mazzariol, rispetto a quelli appunto organizzati da Crispolti, è che Mazzariol, sempre sulla scia della sua grande eloquenza,
parlava più lui, l'artista non creava un dialogo, lo presentava, già dava una chiave di lettura ben precisa, già ti faceva innamorare dell'artista, tanto che poi quando l'artista doveva parlare diceva: ah, il professore ci ha detto tutto così bene, beh, basta poco, non aggiungo quasi nulla. Ma questo perché era un metodo anche quello, lui ci insegnava un po' a presentare un artista, che sempre fa parte comunque di un'attività critica. Bene, io quando ho iniziato il lavoro con Mazzarioli, purtroppo lui è scomparso proprio mentre io stavo facendo la tesi, avevamo deciso di fare una tesi su Fausto Melotti, è subentrato al suo posto, arrivando proprio da Padova, Lionello Puppi, che non è proprio un contemporaneista, però ha seguito, ha preso noi orfani, ci ha portato, c'era un punto in comune comunque molto forte, che Puppi e Mazzarioli erano stati comunque allievi di Sergio Bettini a Padova, e quindi un grandissimo storico dell'arte che, pur insegnando storia dell'arte medievale, era sempre attento alla contemporaneità, anzi diceva che gli studenti di storia dell'arte medievale, per conoscere il Medioevo, dovevano assolutamente avere un contatto con la contemporaneità. E arriviamo qui alla scuola di specializzazione perché? Perché finito questo percorso mi si poneva il problema di voler continuare gli studi e andare dove. In quel momento erano due le scuole di specializzazione, diciamo più gettonate, usiamo questo termine orribile, quella di Bologna, che voleva dire però entrare in contatto a seguire la scuola di Barilli, o quella di Siena, e quindi seguire invece la scuola di Enrico Crespolti. Studiando, analizzando un po' la situazione, ho scelto di andare a Siena. Attenzione, ho scelto, ma non era così scontato che poi io entrassi nella scuola di specializzazione, perché c'era un esame piuttosto duro da passare, c'era uno scritto, c'era un colloquio, c'era una prova di riconoscimento. Prova di riconoscimento che noi a Venezia assolutamente non eravamo abituati a fare, un riconoscimento che non riguardava solo l'arte contemporanea, ma si passava tra le discussioni per medievo, moderna e contemporanea. Anche soltanto la prova è stato un momento formativo, sono riuscito ad entrare e quindi è iniziato questo percorso. C'è da dire che appunto la scuola di specializzazione qui a Siena era importante, sì, perché è diretta da Enrico Crespolti, che ha dato sicuramente un'importanza particolare all'arte contemporanea, ed è per quello anche che si sceglieva Siena, perché appunto... Però dobbiamo ricordare che non c'era solo lui, c'erano altri grandissimi, sono stati ricordati professori, professore Sassanti, che abbiamo seguito, no, perché sono metodo a Guerrini, non mi ricordo, Bellosi sempre, quindi c'era la possibilità comunque di confrontarsi anche non solo con i contemporanei, qui forse ritorniamo quasi all'idea di Bettini, ma anche con altre discipline, con altre storie dell'arte, ma con delle metodologie molto serie che potevamo comunque anche noi imparare e poi applicare al contemporaneo. Questo era lo spirito. Mi ricordo appunto Bellosi, il corso della storia dell'arte contemporanea al primo anno è stato assolutamente importante, e soprattutto poi ricordiamo che Enrico Crespolti rimaneva comunque una figura di riferimento per tutto il percorso di studi, anche perché gli incontri con gli artisti o anche gli inviti fatti a persone di altissima qualità a fare delle conferenze, eccetera, continuavano a prescindere che il fatto che il percorso, quel corso di storia dell'arte contemporanea fosse concluso. Bisogna dire, come ha ricordato anche Anna, che le lezioni si tenevano a Pontignano, quando ho fatto io il corso per un certo periodo anche abbiamo tenuto lezioni nella Villa Brandi, all'entrata della Villa Brandi senza riscaldamento, eccetera. Però la cosa bella e anche pericolosa, che avevano questi burri giganteschi che ci contornavano, ci facevano un po' la scenografia, e ogni tanto qualche studente con la sedia sembrava entrare direttamente nell'opera, ma nel senso così non allegorico, ma veramente fisico. Però questa serie di lezioni, che risultavano quasi degli anni, portavano assolutamente a un confronto tra gli studenti, perché ricordiamo, la scuola di specializzazione è importante per i docenti, ma poi importante per le relazioni che si stringono tra i vari ragazzi.
relazioni, come è stato anche ricordato, che spesso sfociavano anche in litigi, in nascite di amori, simpatie, amicizie. Era un ambiente molto vivo dovuto anche a questa sorta di costrizione, di chiusura, dove noi ci trovavamo lì a discutere e discutevamo con i modernisti che a volte attaccavano le lezioni di arte contemporanea, certe cose, quindi iniziava tutto un dibattito anche metodologico ma anche di passioni assolutamente interessante, e poi chiaramente venivano fuori, emergevano poi anche aspetti caratteriali particolari. Il corso d'arte contemporanea, quando l'ho fatto io, è stato dedicato alle mostre sindacali organizzate sotto il fascismo. Un'azione che Enrico Crisponte subito ha chiesto era il reperimento di materiali. Ha chiesto a ognuno di noi, e un'altra particolarità che vorrei sottolineare, appunto tornando a quel discorso anche dell'importanza di spostarsi, è che gli studenti che frequentavano anche il mio corso arrivavano veramente da tutta Italia. Io ricordo perfettamente due mie compagne che venivano dalla Sardegna e quindi finite le lezioni dovevano correre, prendere l'aereo, tornare, cioè altri da Milano, molti da Roma, da Venezia, dal Friuli. Questo faceva sì che veramente c'era un confronto anche tra metodologie, non è che in massa arrivassero tutti da Roma, per cui grosso modo erano già formati nello stesso modo. No, c'erano diverse formazioni, diversi confronti, e l'aspetto che poi quindi Crisponte ha chiesto subito di reperire materiale, di discuterlo, di organizzare anche delle lezioni di carattere quasi seminariale, con l'intento di raccogliere tutto il materiale per dar via poi a un progetto, e questo era l'aspetto importante. Quindi l'indicazione di metodo già per me risultava molto diversa rispetto a quella di Mazzarioli. Quindi raccogliamo i materiali, poi li studiamo, li critichiamo, li mettiamo in ordine e su questo costruiamo. Mazzarioli era meno attento a questo aspetto qui, però comunque invece, diciamo, Crisponte forse meno attento all'eloquenza o al coinvolgimento proprio con la parola, che pure c'era, ma molto attento invece allo studio e al reperimento dei materiali. Dopodiché le lezioni erano una cosa, poi le persone che lui invitava invece per costruire la nostra formazione erano chiaramente anche quelli, come è stato sottolineato, all'epoca non ce ne accorgevamo, però seguivano una progettualità. Per cui lui chiamava storici dell'arte, io mi ricordo una bellissima lezione di Maria Grazia Messina, e quindi con un approccio proprio storico molto rigoroso. Dopodiché ci proponeva anche esempi di critica militante, ricordo ancora una volta, sto sempre lavorando sui ricordi, l'incontro con Pierre Stanì, assolutamente coinvolgente, sconvolgente anche, perché un linguaggio molto diretto, molto vivace, ma assolutamente vero. E lui tra l'altro ci ha parlato, ed è venuto a parlarci nel 93, della Biennale del Whitney Museum del 93, quindi proprio contemporaneo, come oggi si direbbe dire, stretto, in un Biennale del Whitney Museum che lui criticava, ma che in quell'anno tra l'altro era molto aperta alla presenza delle donne, e mi ricordo tutta una presentazione di un'opera di Kiki Smith analizzandola in modo... Quindi storico dell'arte, critico militante, ma nel vero senso della parola, perché ci parlava di qualcosa che aveva appena visto, e poi anche sul piano della conservazione, ha invitato Althoffer, e quindi delle lezioni importantissime per quanto riguarda la conservazione e il restauro dell'arte contemporanea. Una problematica che sul fronte della conservazione veniva sempre bypassata. Si parlava sempre di conservazione, restauro dell'arte antica, il problema invece dell'arte contemporanea ancora non veniva molto affrontato. Con Althoffer si è aperto questo mondo e si è aperta anche questa presa di coscienza di una difficoltà incredibile che riguarda proprio il restauro, la conservazione dell'arte contemporanea. Arriviamo agli incontri con gli artisti. Come vi ho detto, Mazzarioli introduceva l'artista, lo presentava, già preparava tutto un terreno. Crisponte invece diceva due parole, dopodiché
lasciava l'artista di fronte agli studenti a presentare il suo lavoro, a difendere il suo lavoro, e quindi l'artista era, tra virgolette, lasciato un po' allo sbaraglio. Questo lo dico perché gli artisti che vi ho presentato non erano tutti dello stesso livello. E aggiungo anche un'altra cosa, che queste lezioni, queste giornate così intense facevano sì che alla fine, quando arrivava l'incontro con l'artista, noi eravamo anche un po' agguerriti, eravamo un anno di, appunto è stata già ricordata anche Daniela De Angelis, eravamo delle persone che un po' ci trascinavano in questo, e quindi non aspettavamo altro di trovare l'artista per poi iniziare a fargli delle domande, iniziare un dialogo, a volte anche un po' critico nel senso cattivo del termine. Mi ricordo appunto, non mi ricordo il nome, ma c'è stata una persona che non ha saputo poi così difendersi. Il professore era presente e con ironia, secondo me, perché è una delle caratteristiche che forse non è stata tanto ricordata, ma invece lo caratterizzava tantissimo, cioè Enrico Crisponti, era ironico. Abbiamo visto il video ieri, quando appunto al finale dice: spero che dovrebbe arrivare un meteorite e distruggere tutto, eccetera, queste cose qui. C'era questa ironia e secondo me lui metteva alla prova in quella, è sempre un metodo anche questo, in quell'occasione, sia noi per vedere come interagivamo con l'artista, ma anche stava qua a guardare e vedeva come l'artista poteva difendersi, difendere il proprio lavoro o relazionarsi di fronte a dei ragazzi che chiedevano spiegazioni. Domande che arrivavano non solo dai contemporaneisti, chiaramente, ma anche dagli studenti che studiavano arte moderna, arte medievale, che quindi ancora di più magari chiedevano spiegazioni su determinate scelte stilistiche. Tra gli incontri, però, quello che mi ricordo con più piacere è stato quello con Mauro Staccioli. Mauro Staccioli ha fatto un incontro bellissimo, una presentazione bellissima, ha risposto in maniera molto energica anche alle critiche che avevamo mosso in modo molto timido, ma con una forza che poi si riscontra nel suo lavoro, che ha convinto tutti, ed è stato un incontro assolutamente bellissimo. Conoscendo, poi si è arrivato al momento di decidere l'argomento della tesi, conoscendo anche l'interesse di Crisponti per lo spazialismo, io poi ho proposto a Crisponti di fare una tesi su Mario De Luigi, anche perché avendo a disposizione l'archivio familiare potevo proporre una ricerca profonda, e lui mi ha, questo sì devo dire la verità, torna in quell'idea anche di dare delle indicazioni precise, non era interessato tanto a ripercorrere chiaramente la figura di De Luigi come artista, ma era più interessato a concentrare l'attenzione sulla figura di Mario De Luigi come teorico, e quindi recuperare il suo pensiero attraverso soprattutto la sua attività didattica. Perché? Perché chiaramente Crisponti voleva anche far emergere questo personaggio come teorico dello spazialismo, anche in, non dico contrapposizione, ma in completamento alla figura di Lucio Fontana. Quindi ho iniziato a lavorare, a raccogliere il materiale, e buttando giù l'indice lui subito mi ha detto: concentrati molto sul rapporto tra De Luigi e Arturo Martini. Perché? Perché chiaramente è stata la prima esperienza di De Luigi, pittore, assistente di Arturo Martini all'Accademia di Belle Arti, e quindi è lì che De Luigi comunque ha dato forma alla sua azione didattica, che poi ha continuato nel tempo. Una cosa che appunto collegava tra l'altro De Luigi a Mazzariola è che Mazzariola appunto ha avuto il suo primo approccio con l'arte e ha avuto poi questa idea di invitare gli artisti a parlare, proprio perché è stato in contatto anche lui con Arturo Martini, proprio mentre stava scrivendo Scultura Lingua Morta, aveva bisogno di un giovane che trascrivesse poi le sue idee, perché Martini parlava ma voleva che qualcuno poi le scrivesse, e Mazzariola ha avuto questo primo compito che poi non ha portato a termine. Quindi è stata subito un'indicazione ben precisa,
il lavoro gli è piaciuto molto, devo dire la verità che poi lui è intervenuto solo in fase finale, nel senso che l'ha letto poi quando era ormai tutto scritto, però poteva, aveva margine per darmi delle indicazioni, invece lo ha approvato e gli è piaciuto proprio come andava. Sempre rispetto anche al discorso progettuale, volevo ritornare alla mostra che è stata ricordata ieri, che è appunto Arte e Stato. Arte e Stato è stata organizzata nel 1997, prima al Museo Revoltella e poi è stata trasferita a Trento al Palazzo delle Albere. Arte e Stato alle esposizioni sindacali nelle tre Venezie. Questa è stata, come appunto diceva proprio ieri Luca Quattrocchi, almeno per quanto mi riguarda, la prima occasione per poter scrivere un testo critico importante, documentato e pubblicato in un catalogo, in una mostra, ma non solo, e qui torna anche sempre l'aspetto di Crispoldi, che è stato più volte ricordato, la sua collaborazione con i giovani, la fiducia che dava comunque ai giovani, perché io avevo il compito non soltanto di scrivere il testo, ma anche di reperire le opere. Devo dire che in questo, sempre alla ricerca di relazioni o di altre persone con cui continuare poi la ricerca, sono stato aiutato in questo dal professor Stringa, Nico Stringa, e da Giuseppina Dal Canton, quindi personaggi, persone che poi mi hanno aiutato e hanno, diciamo, continuato ad alimentare la mia passione per l'arte. Volevo soltanto citare le parole di Crispoldi in apertura del suo saggio, anzi non proprio in apertura ma nel suo saggio, dove ricorda proprio l'episodio di come è nata questa mostra. Rivolgendo la propria attenzione alle sindacali dell'area che era detta delle tre Venezie sotto l'etichetta di Arte Stato, questa mostra avvia la realizzazione dell'ambizioso programma di un'analitica ricognizione espositiva assai diramata e naturalmente snocciolata nel tempo, realizzata in più sedi, mirata a ricostruire area per area il contesto delle esposizioni promosse dal Sindacato delle Arti fra le due guerre su tutto il territorio nazionale. Il progetto di Riccardo Crispoldi era un grandissimo progetto. Crispoldi progettava sempre in grande, questa doveva essere solo la prima di una serie di mostre che dovevano fare il punto sulle sindacali, grazie anche a tutto il materiale che era stato raccolto. Esatto, siamo partiti giustamente dal Friuli Venezia Giulia, dalle tre Venezie, poi piano piano idealmente dovevamo scendere e prendere in considerazione tutto il territorio nazionale. Lui ricorda: programma che nasce dai risultati di una consistente e articolata ricerca collettivamente svolta relativa alle diverse aree regionali nell'ambito dell'attività didattica, naturalmente lo studio storico critico dell'arte contemporanea nella scuola di specializzazione in storia dell'arte dell'Università di Siena durante l'anno accademico 1992-1993 e numerose successive tesi di corrispondente diploma. Allora, anche qui l'onestà di ricordare che il progetto e anche la volontà di ricondurlo alla scuola di specializzazione, dicendo appunto che il materiale era stato raccolto in quell'occasione e questa era soltanto, idealmente, poi non è andata così purtroppo, la prima di un ambizioso progetto che per me. Devo dire la verità che questa mostra del 97 ha dato il via poi effettivamente a tutta una serie di lavori dedicate al recupero. È interessante anche perché proprio quando Crispoldi ha proposto questo tema ci ha fatto anche notare, ha preso in considerazione anche il cambio generazionale, dicendo: ora noi possiamo iniziare a ragionare sui sindacali con una prospettiva storica, con un'ottica completamente diversa, un'ottica che fino a qualche anno fa non si sarebbe potuta assolutamente attuare. Ed è stato questo l'avvio a un processo di rilettura delle sindacali di un periodo storico, analizzandone proprio anche la struttura del carattere organizzativo. Quindi fiducia negli allievi, quindi posso concludere dicendo che con l'incontro con Enrico Crispoldi, ma io aggiungo in realtà anche con la scuola di specializzazione, quindi il mio passaggio da Venezia a Siena è stata una tappa, un'esperienza molto importante che mi ha permesso di continuare il mio itinerario all'insegna dell'arte contemporanea. Grazie.
grazie molto Ivan di questa sua ulteriore testimonianza sugli anni della scuola e per rimanere in tema chiedo appunto ad Anna Mazzanti di raggiungerci. Anna Mazzanti che insegna al Politecnico di Milano e che è stata anche docente della scuola di specializzazione, per esempio negli anni in cui ho frequentato la scuola. Io ringrazio tutti gli organizzatori perché venire qua vuol dire molto per vivere gli ascolti, ma anche per essere stata, come diceva Davide, che tra l'altro tra parentesi sei impietoso quando è d'accordo, di essere stata allieva dagli anni 93-94 della scuola di specializzazione, ma poi in seguito assistente di ricerca e ho insegnato sia presso i corsi universitari della scuola fino al 2011. Quindi, per me insomma, è un ricordo molto importante e ieri sera, rispetto a quello che è stato detto, mi chiedevo dove mi sarei posta nell'intervento. Ci sono stati interventi metodologici, Miliardi, Quattrocchi, La Cammina, interventi più legati a un'esperienza specifica come Salmandino, per la Riva, e mi sono detta su un po' la dimensione a metà. Cioè la mia intenzione era quella di cercare di definire attraverso la mia esperienza la scuola, sia come allieva poi come collaboratrice, come studiosa, la partecipazione condivisa. Oggi, dopo gli interventi di Anna e di Giovanni, mi trovo quasi un po' a rivoluzionare, anche per poi stringere la cosa il discorso, e fa riferimento alla mia provenienza, un'altra ancora, dopo Roma, La Sapienza, dopo Venezia, anche Firenze. Firenze negli anni fine 80-90, ed era una Firenze dove l'arte contemporanea non esisteva, anzi in corsa, in serie di discussioni di tesi di laurea, avevo avuto Lester Cohen come controllatrice, ma era appena arrivata, ed era allieva di una scuola, filologicamente anche quella molto densa, con una preparazione visuale fortissima, per cui noi arrivavamo primi, diciamo, agli esami di ammissione, perché dovevamo conoscere il pubblico. Mi ricordo che Fiscolti mi regalò una cartolina che avevo riconosciuto in Cucca, che da Fiorentina, che avevo studiato un artista Pompietta, il suo occhio, l'occhio generale, che era una cosa straordinariamente insolita, e ero arrivata proprio a Siena per trovare un riferimento all'arte contemporanea. In realtà la mia contemporaneità si fermava negli anni 20, perché si andava con Del Bravo oltre, e mi aspettavo anche per indicazioni di altri fiorentini che forse avevano frequentato l'anno prima, con Giovanni, la ricerca di una modalità diversa, di apertura diversa, che infatti trovai. Il discorso è tornato spesso in militanza. Perché ho scelto questa partecipazione condivisa? Perché in qualche modo anche a Firenze, si diceva stamattina a colazione, c'era una forma di partecipazione attraverso i seminari, ma seppure avevamo la possibilità di una costruzione molto forte e culturalmente un terreno di 4 anni, 5, talvolta anche 6, perché poi li duravano 2, 3 anni, 4 addirittura, molto forte, in realtà mancava quella dimensione di identità esistenziale, di consapevolezza di una dimensione di politica artistica, di anche il percorso democratico, a cui faceva riferimento Trocchi ieri, e che non avevamo, che io ho trovato decisamente nell'insegnamento degli svolti. Ad oggi potrei dire che 50-50, come diceva lui, ho avuto veramente nella mia formazione una doppia importante esperienza. Quindi non rinnego Firenze, mi ha dato le basi, ma credo, come è stato detto anche prima, che gli svolti era da lì, da questo loro verifica in un altro senso, perché lui è un allievo dell'università e poi del orto, un allievo dell'università e poi della specializzazione, ma Crisvolti era un perfetto collante per posizioni diverse, credo l'unico, perché non so, credo che in Italia anche scuola di specializzazione abbiano avuto questa figura di riferimento come ago di una bilancia. Credo anche
Ripensando a un recente incontro a Firenze, di cui forse Agenzini parlerà oggi pomeriggio perché ne è stata moderatrice, sul tema della resilienza tra Marini e Crispoldi, quanto in fondo fosse una persona fuori dai pregiudizi, dalla faziosità, aveva un suo rigore, era quello, e quindi altri potevano pensare in un'altra maniera, ma poi usciva un mirabile equilibrio individuale che ci ha insegnato, forse quello che diceva Anna, ci ha permesso di andare avanti un certo percorso. Devo dire che il mio percorso è un percorso molto poi, forse anche per aver frequentato questo luogo a lungo, diciamo dipendente tra virgolette per quanto riguarda la contemporaneità. E insomma, volevo partire da una testimonianza, un ricordo personale, e anche perché poi ho frequentato casa di scuola quella milanese soprattutto a lungo, perché dal 2009 appunto sono a Politecnico di Milano, e quel porto di mare che offre una sponda a tutti quelli che passano da Milano hanno bisogno. Casa di scuola era stata precedentemente studio di Fabrizio Blessi, è sempre stata a me aperta, e recentemente dopo la ristrutturazione che è stata fatta e che ha dato spazio a, giustamente a designer del filo di Attilia, guardavo intorno alla ricerca di punti di riferimento del passato e ho trovato una pila di opuscoli così con gli occhi che risalgono alla prima attività di Crispoldi negli anni 50, aveva 25, 24, 23 anni e si occupava di addirittura Arturo Martini futurista, ma tantissime altre cose, dice l'altro, di tanti personaggi che mi hanno riportato alla memoria un saggio a cui sono legata, che è del Pollock del 58, quella raccolta di Seria del Pesce d'Oro, per motivi forse cronachistici, nel senso un giorno non so se ero ancora all'epoca della scuola, forse nei primi anni di insegnamento qui negli uffici, tiro fuori una fotocopia di questo. Questo era solo per dire quanto appunto si diceva prima con Livia, il personaggio per me è un personaggio di tutto mondo, perché poi appunto l'ho frequentato anche nella sua dimensione umana, e questo forse non l'abbiamo mai detto perché poi fa parte più di quelle che sono state le testimonianze di Roma e di Milano, però univa, e non tutti sappiamo appunto sono riusciti a farlo, una dimensione dell'umanità al suo lavoro così forte come la sua nipotina attorniata dalla sua valanga di libri che testimonia la gran quantità di lavori che contemporaneamente riusciva a portare avanti. Diceva appunto il Pollock perché tiro fuori questo opuscoletto dicendo, io l'ho ritrovato con entusiasmo, dicendo questo lo voglio regalare, avevo una gran quantità di fotocopie ai miei studenti, e perché in fondo l'ho ritrovato, ho scritto a 25 anni, quelle che erano le formulazioni importanti del contesto di Pollock, che io lessi trovando quelle che poi sono le testimonianze che noi abbiamo in anni più recenti letto e riveduto nel suo testo fondamentale come studiare l'arte contemporanea, perché partiva da una parte dell'elogio in cui finiva Palma Bucarelli, perché era stata così abile e così lungimirante di scegliere una mostra del genere coraggiosa in un'Italia che aveva bisogno. Quindi partiva da un attacco di urgenza contemporanea, l'Italia che era reazionaria, culturalmente arretrata, che aveva bisogno di questa testimonianza, e poi facendo un percorso orizzontale che si diceva attraverso fonti primarie e secondarie, di cui appunto noi stessi tutti sappiamo, ma mi era molto interessante, insomma, mi aveva colpito questo fatto di portare questa testimonianza. Mi ricordo che Del Bravo portava questo testo assolutamente critico alla lettura dei suoi studenti, che tutti decidevano poi di abbandonare il corso. Brunelleschi e La Speranza, forse insomma Giuseppe lo lesse, e che era una cosa quasi spinosa, di allontanamento, quasi celebrare, mentre Crispoldi faceva leggere a questi studenti
studenti dell'università questo testo che in qualche modo era segno di una sua, cioè un po' un piacere del fatto che si riconosceva in questo primo impianto, che è anche una testimonianza della sua forte coerenza, di una crescita estremamente coerente, che ritorna a quel discorso che in fondo non importa, cioè, quello che altri facevano in modalità diverse non rientravano nel suo interesse, che poteva criticare la direzione italiana, per esempio, e anzi aveva il cruccio che tutti quei romani non lo consideravano, cioè lo attaccavano, ma in realtà credo che di fondo, so cosa ne pensa Manella, questa è una sua integrità che rientrava più in un legame dinamico con i colleghi con i quali aveva una sua in qualche modo dialogo. E giovanissimo mi sono battuta più recentemente nella figura di Laporte con Ragliante, che accennava forse quattro occhi ieri, e giovanissimo Crispolti degli anni 40 che commentava i biennali, la necessità di un rinnovamento del biennale, che aveva un piglio comunabile a quello di alla pari, si poneva alla pari perché aveva idee di forza, e allo stesso tempo quando nel 67 collabora alla mostra Palazzo Strozzi, dà a Ragliante una serie di generosissime relazioni che mi ricordano quello che è la sua attività di altruismo e disponibilità veramente molto ampia. In tutto questo sappiamo il rapporto, il dialogo con critici e con gli artisti, come diceva anche l'intervista che abbiamo rivisto ieri, era forte. In questo caso siamo avanti con l'età, c'è Carlino Staccioli, Borghese, era un momento abbastanza recente, 4 anni fa, quando abbiamo collaborato alla mostra e al libro che rendevano omaggio a una delle esperienze per lui più importanti, Terra 73.15, e che lui voleva vedere proprio secondo quel principio che conosciamo di considerare il passato declinato al presente e coniugato al futuro in, come diceva la parola che abbiamo avuto, in prospezione. Ma un aspetto interessante, importante, di cui forse non si è parlato, sono anche nella dimensione dei censimenti e delle mappature a cui ho partecipato, se nell'anno di Giovanni le sindacali erano state una forma di mappatura, nel 1996, già comunque precedentemente, ma nel 96 si è concretizzato un incarico da parte della Regione Toscana per la realizzazione del rapporto sul sistema dell'arte moderna e contemporanea, anche lì sguinzagliati per tutta la regione, allievi, ex allievi, collaboratori, c'erano Mazzoni e Pierini che ebbero il grato ruolo di riversare la 96, quindi veramente dal punto di vista del digitale era un problema. Infatti la scelta di definire questa relazione conclusiva, come dice l'introduzione, provvisoria, era un po' la sensazione di non aver raggiunto l'obiettivo della resa, diciamo, più divulgativa, perché c'era gli altri il risultato peraltro mirabile, perché aveva creato in un mirabile interesse, mi viene in mente quando Liane Mignardi parlava del 1996 di questa Rodotà, di quello che veniva certo senso anche di dal punto di vista delle istituzioni di consapevolezza. La Regione Toscana aveva compreso che era necessario di dare un'attenzione al contemporaneo, e un contemporaneo che in qualche modo doveva, come diceva l'assessore, creare un sistema di promozione dell'arte moderna e contemporanea. Questo mi svolgeva cose immediatamente per lui. La ricognizione significò una riflessione sulla periodizzazione, che sappiamo essere un altro aspetto a cui tiene molto anche nella sua riflessione globale della storia dell'arte, per la quale intendeva un contemporaneo storico, contemporaneo attuale. Quando gli era stato chiesto di lavorare sulla parte contemporanea, cioè dell'avanguardia ad oggi, disse no, il nostro percorso di ricognizione deve andare indietro nel tempo. Questo forse giustifica anche la scelta anni dopo
di uno dei lavori che poi viene derivò da questo lavoro della Consù per quanto riguarda la Toscana, cioè Arte Maremma nella prima metà del Novecento. Si discusse a lungo sulla scelta del titolo, e questo titolo in qualche modo, che a chi non ha aperto ancora il libro, rimando immediatamente agli anni di Casmai, fino al Novecento, tra le due guerre, in verità aveva avuto un sentimento ottocentesco proprio perché era un discorso di continuità e di declinazione che era fondamentale. In più, questo rapporto implicava anche una messa in atto, cioè una osservazione anche di tutto quello che erano gli aspetti di gli aspetti connessi alla produzione, cioè questo rapporto doveva dare, e lui ne era molto consapevole, aveva quell'estro, quella volontà energica, quel piglio di indicazione, volendo dare una sua visione assoluta, ma un incoraggiamento che forse era legato a quel suo confronto immaginifico con il contemporaneo, di incoraggiamento ad una Toscana che non era così militante, così attiva, e che quindi tu poteva trovare la presenza di tanti artisti internazionali che venivano e leggevano, in relazione stretta a chi vedeva logo, senza dare agli internazionali quel ruolo di priorità. Lui diceva, in fondo, un artista locale che va all'estero per definito internazionale, cioè non sono i termini che hanno un valore, ma la capacità di leggere, di sviluppare la tradizione toscana, la capacità di trovare un terreno fertile, unico, che deve essere declinato. Lo considerava passato secondo le tradizioni, ma anche le tradizioni più recenti, per esempio con Terra 73, quello che era stato dal punto di vista sociale. Quindi un imprinting importante che, tra le altre evidenze, evidenziava una cosa che poi è stata per me punto di riferimento per lavori successivi, per la sede di ricerca, per i miei lavori tutt'oggi, in parte proprio quella della presenza di quegli complessi ambientali monotematici, monografici. Tra parentesi, questo tipo di lavori davano anche svolti lo sprone a formulare tipologie, nuovi termini di riferimento per riconoscere nella compagine che veniva analizzata delle modalità di lettura, che potevano sembrare ammiccanti talvolta con costruzioni, ma che avevano tutte una loro ragione d'essere. Una di queste, appunto, era la vocazione ambientale. Eppure, per quindi, mi sono molto concentrata insieme a lui su quelle che erano, provenendo oltretutto originariamente, seppure avevo studiato a Firenze, da quell'area, quindi qualcuno diceva anche la capacità di riconoscere le vocazioni originarie proprio pensavo ieri, aver studiato questo argomento in maniera così partecipata agli altri, ma che in qualche modo si insinua anche la sua identità molto importante, e che svicola da quel senso di localismo, trova veramente un senso di internazionalità nel senso di una condivisione ampia. Per esempio, il lavoro sul giardino dei tarocchi, che mette insieme ricerche sul campo, mette insieme il contatto con l'autore e il lavoro con Pari. In realtà il lavoro sul giardino dei tarocchi, prima Giovanni ricordava la grande personalità di Pierre Stanì, che è tornato più volte, è per me stata fondante. Il dialogo tra gli ascolti e gli stanì è stata un'esperienza assolutamente necessaria, dal quale abbiamo iniziato a lavorare sul giardino dei tarocchi. E la visita, non eravamo solo noi tre al giardino dei tarocchi, ma con tutti gli studenti, mi fa ricordare l'importanza anche delle trasferte, dei viaggi, che così facevano con lui, che era un momento critico. Era veramente, oltre a dare tutte quelle componenti professionali che ricordava prima Anna, era anche il modo di imparare, non essere caproni, come si era avuto un tempo, si andava a vedere le mostre, ma di poter dialogare con lui criticamente, e quindi anche riuscire a mettere
non solo gli artisti, non solo i critici, ma anche all'opera, perché non dimentichiamo che aveva anche una grande valenza della capacità linguistica, forse dedicata anche in parte agli avventuri dell'eloquenza della materia e dell'opera. Questo lavoro è condiviso con altri critici da altri punti di vista e che hanno poi sono diventati per me uno dei punti di riferimento per lavori seguenti. Per esempio Gianni Peppe, che aveva allestito questa mostra, per esempio appunto lo stesso Ressani e anche il dialogo con Botta. E Crisporti praticamente faceva riferimento a questa dimensione ambientale della Toscana degli anni 70, post Volterra, con una dimensione dialettica con appunto quella che era l'esperienza invece di Volterra 73. Scriveva il catalogo a 26 anni da Volterra 73, che ha costituito un'occasione forte, irripetibile, di articolatissima riflessione sulle possibilità ambientali della scultura negli anni in cui il rapporto ambientale si profilava come più alto traguardo del fare plastico, negli anni in cui non soltanto gli scultori cominciarono a pensare drasticamente in direzione ambientale, urbana o meno, ma gli stessi architetti lavoravano in questa dimensione e aprivano ad un territorio inteso come natura, uno straordinario impegno di salto. In Toscana era maturato il salto qualitativo della scultura che chiaramente in un nesso molto stretto con Volterra, ora in questo caso in realtà vi faccio vedere un'esperienza successiva a Volterra, ma che nasce inevitabilmente conseguente a quella grande esperienza che fece, non mi ricordo più, avevo un'immagine con di due trafili a dialogo, non trovo più, forse è sparita, ecco. Quindi fondante, ma che poi portò proprio in un'ottica di partecipazione attiva, per quello mostravo Operazione Arcelia, perché mise insieme questo legame, Crisporti e Ressani avevano avviato negli anni 50, come ricordavano spesso nell'avvio degli incontri con gli studenti della scuola di specializzazione, e che aveva portato a condivisione di una dimensione utopica nel senso di una grande avventura, e dove appunto i pari si mettevano in dialogo e dove c'era, come Samantha diceva, anche questa sua capacità fattiva di stare nell'esistenza contemporanea. Se siete, probabilmente molti di voi sono misurati nella lettura di questo dialogo stretto tra operatori culturali, Crisporti era sempre veramente colui che cadeva nella dimensione di un'esistenzialità attiva e concreta. Ressani era il grande uomo delle avventure, e proprio perché in qualche modo con lui la mia famiglia si dialogava spesso di calcio, anche se non mi occupo di calcio, è interessante che facesse riferimento alla necessità che la città ideale dovesse avere un campo di calcio, diceva, perché è un elemento fondato. In fondo oggi l'importanza dello sport nella scuola l'abbiamo sempre ribadita, mentre Ressani diceva sì, la presenza di un luogo del genere poteva alludere anche alla possibilità di iniziative diverse da quelle del pallone. In Toscana, oltre al Giardino dei Tarocchi, abbiamo lavorato sul Giardino di Spörri, che ugualmente era una sorta di indicava uno straordinario impegno del territorio sulla natura a livello di sé, una scultura come possibilità di arricchimento del territorio entro il contesto paesistico, di segni che ancora una volta come nel rapporto dieci anni prima di questi esiti, lavorando appunto ad un volume, anche questo, con tante voci diverse, collegate con la stessa presenza dell'artista che è testimone e che per me continua a
disponibilità di un arricchimento entro il contesto paesaggistico di segni del passato che gli artisti sapevano leggere. Spoerle però era anche, richiama all'ordine come tu mi chiedi. Spoerle era anche però l'artista dell'oggetto e nell'incontro dell'aprile del 96 Ristani parlò moltissimo del ruolo dell'oggetto. L'oggetto divenne anche il filo conduttore di un'ulteriore esperienza oltre censimenti, anche quella condivisa con la scuola del convegno. Il convegno organizzato da Crisponti con i suoi allievi, i suoi giovani, i suoi allievi che diventavano professionisti, con la convegno dedicato all'oggetto dell'arte contemporanea con la collaborazione della Fondazione Spoerle e del Museo Pecci, dove i giovani allievi diventavano relatori, e che è stato dedicato alla fenomenologia di uso e riuso dell'oggetto, e che fu formulata, Crisponti, Giuseppe lo ricorderà, direttamente insieme agli allievi, attraverso incontri condivisi sui tavoli di Firenze, di Bari, andava in luogo che andava e veniva da tutta Italia, e che fu un'esperienza molto bella e assolutamente condivisa alla base, quindi condivisa nella sua programmazione su questi fogli A3 che lui schizzava con quella scrittura che conosciamo, per versare comunque da riconoscibile, e dove veniva fuori una tecnologia complessa. In cambio lei giustamente diceva che è un pensiero complesso, ma dove trovava posto una formulazione assolutamente condivisa e importante, lo diceva in questo, che poi tradusse l'introduzione al volume, il principio fondante dell'inizio del Novecento, quando questa dimensione che riguarda tutto il XX secolo dell'oggetto, quindi della quotidianità dell'arte, anche questo di carattere esistenziale, che ha avuto due punti di riferimento: quello del collage, della dimensione del collage dell'image negativo che accetta la condizione data alla scala, e l'altro il positivo che da lui si sentiva più legato, legata alla dimensione creativamente futurista, del complesso e quindi del complesso classico, e che veniva fuori in positivo e che arrivava fino alla contemporaneità appunto degli artisti come Spoerle. In tutto ciò, devo dire, questo percorso è andato avanti, oggi si sta quasi concretizzando, perché abbiamo avuto un fondo per portare avanti una nuova applicazione. I fogli altri risvolti ci mancheranno, e ci mancherà questo dialogo, ma certamente sul suo esempio e vi mostro, per chiudere questa immagine, perché la colonna della democrazia realizzata da Spoerle, che compariva, non so se vedete, nel gruppo degli studenti del datore del convegno, nella mostra del Pecci, quasi un po' un angelo custode del nostro percorso, della nostra prospezione. Grazie mille Anna, e diamo la parola al professor Giuseppe Di Natale dell'Università di Firenze, anche lui allievo della scuola di specializzazione, con cui concludiamo i lavori di queste due mezze prime giornate. Grazie. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori per avermi invitato. Si sente? Sì? No? Ecco. Allora, dunque, ho conosciuto Enrico Crisponti nel 2004 all'esame di ammissione alla scuola di specializzazione, e quell'anno avevo, concorso con esito positivo anche gli esami di altre due università per la specializzazione. E da un punto di vista logistico le tre sedi erano equidistanti da
da Firenze, città dove mi ero trasferito da Bari per l'università, ma la ragione che mi fece, diciamo, scegliere Siena fu l'atmosfera che trovai qui. Si respirava già in sede di esame di ammissione un'area di confronto tra i docenti di ruolo, appunto di lunga carriera insieme a Crespotti, della stessa generazione Cerabellosi, e le più giovani generazioni di professori, ricercatori, c'era Luca Quattrocchi, c'era Anna Mazzanti, e dei futuri allievi, con un'apertura a ipotesi di ricerca e di lavoro differenti, ma mai esclusive. Quindi c'erano in sintesi tutti gli stimoli che diciamo un neolaureato desideroso di proseguire con gli studi e di approcciarsi anche al mondo del lavoro poteva desiderare. E non c'è dubbio che, diciamo, l'anima di tutto questo fosse proprio Crespotti. La cosa che mi colpì al mio primo incontro con lui, avevo già scorso abbastanza intimidito, diciamo, i titoli della sua bibliografia in biblioteca, fu il suo lato profondamente umano e quella vivacità nello sguardo che poi ho ritrovato con uguale intensità negli anni seguenti, quando andavo a trovarlo a lavorare nel suo studio, nel suo archivio, o quando passava da Firenze, o quando ancora è venuto a trovarmi a Ferrara nel corso dei 4 anni in cui ho lavorato lì in qualità di curatore a Palazzo dei Diamanti e fino davvero proprio all'ultimo nostro incontro. Alla scuola di Pontignano ero arrivato da laureato all'Università di Firenze con il desiderio da una parte di far tesoro di quello che avevo imparato, quell'imprinting fiorentino di cui parlava Anna, e dall'altro anche, diciamo, con l'urgenza di aprirmi a nuove prospettive di studio. E la lista degli argomenti di ricerca che Crespotti proponeva dal suo archivio fu per me, diciamo, davvero una liberazione, perché nel lungo elenco, oltre ai nomi di artisti e di argomenti a noi più noti, c'erano moltissimi altri che leggevo per la prima volta e che naturalmente destavano la mia curiosità. Tra tutti, dopo un periodo, diciamo, di studio e di ricerca, scelsi di lavorare su Edouard Jagger, incoraggiato dallo stesso Crespotti, che immediatamente da subito appoggiò questo mio interesse. Mi si stava aprendo, ma lo avrei capito, diciamo, solo lavorandoci, una di quelle ricerche ampie a tutto campo, volte, diciamo, proprio a restituire spessore e centralità a una storia che era rimasta ai margini, in una visione davvero policentrica e internazionale. Una ricerca questa che negli anni mi avrebbe permesso di studiare, diciamo, diversi aspetti dell'arte contemporanea e non solo. Grazie appunto a Crespotti entrai anche in contatto con l'archivio Scanavino e anche lì mi si aprirono opportunità di ricerca e di lavoro, e anche le giornate appunto di studio sul tema dell'oggetto dell'arte contemporanea organizzate al Giardino di Schwerin, insieme a Mazzanti, e tante altre occasioni appunto di lavoro e di approfondimento. Lo studio di fase di Jagger mi obbligò anche, diciamo, un attento scavo a ritroso sul dadaismo, sul surrealismo storico e sui grandi maestri dell'astrattismo del primo Novecento, oltre che sull'arte informale e sulle conseguenti reazioni di superamento dell'informale stesso. Mi ritrovai in sostanza a gestire una ricerca ramificata non solo da un punto di vista geografico ma anche appunto cronologico, temporale. I 2 anni a Pontignano naturalmente volarono densi e ricchi di iniziative. Nell'estate del 2005 partecipai a un seminario col Louvre e lì incontrai e diventai amico di Davide da Cagnino, e poi di ritorno a Siena parlai entusiasta a Crespotti di quell'esperienza del Louvre. Immediatamente lui mi propose di invitare a tenere un seminario presso la scuola quella che era l'allora direttrice dell'École Nationale du Patrimoine di Parigi, e così fu, proprio perché con Crespotti tutto diventava possibile. Era incredibile questa cosa, si aprivano immediatamente possibilità incredibili. Sul suo suggerimento poi, nell'autunno del 2006, preparai un progetto di ricerca dedicato allo studio di Jagger e ai suoi rapporti con l'Italia per il concorso di dottorato che poi vinsi a Firenze e che svolsi, diciamo, sotto la supervisione di Maria Grazia Messina.
Ma con Crispolti il dialogo e il confronto sull'andamento del mio lavoro continuarono incessantemente. L'urgenza poi di chiudere il percorso di specializzazione immediatamente prima di finire il dottorato, iniziare il dottorato, mi portò, diciamo, a scegliere come argomento di tesi di diploma il carteggio tra Crispolti e Jaguer, lavoro che svolsi, devo dire, in tutta fretta. In questo sono sempre stato grato a Crispolti, che mi fu relatore, anche a Massimo Vignali, che fu correlatore, ma che poi, essendo avuto la possibilità e il tempo di far decantare, di riprendere e di aggiornare. Oggi le due tesi di dottorato e di specializzazione sono diventate un libro che sta per essere pubblicato dalla casa editrice Lerma di Schneider nella collana del Marte. Il libro si chiude proprio con un lungo capitolo dedicato al rapporto tra Crispolti e Jaguer, diciamo seguito da quella che è la corrispondenza tra i due, che a sua volta chiude i carteggi inediti tra il critico francese e un folto numero di artisti italiani. Ed è questo, diciamo, il punto dal quale voglio che parta questa comunicazione, che sarà breve, non vi preoccupate, non vi spaventate, a questa giornata, perché da qui, dallo studio dei carteggi storici di Crispolti, contestualmente chiaramente anche alla lettura di quelli che sono stati i suoi testi più recenti sulla storiografia del contemporaneo, che alcuni degli aspetti della metodologia crispoltiana si rivelarono con un'evidenza cristallina ai miei occhi di allora allievo della scuola. Allora, torniamo un attimo indietro nel tempo, alla fine degli anni 50, quando il 26enne Crispolti si reca a Parigi per approfondire e per chiudere uno tra i suoi più importanti lavori, e cioè quello dedicato alla storia dell'informatica. Era stato Enrico Bai a suggerire a Crispolti il nome di Jaguer, e quando i due entrarono in contatto, appunto, il giovane Enrico aveva al suo attivo già diverse pubblicazioni. Pubblicazioni che erano espressione da una parte di un mutamento della riflessione sulla critica d'arte e dall'altra di una forte differenziazione rispetto ai suoi predecessori per metodologia e approccio allo studio della materia. Già dal 1957 abbiamo ricordato, appunto, il testo su Pollock, ricordiamo le connessioni che egli stesso aveva intuito quando aveva riunito in un'unica mostra le opere di Burri, Morlotti e Vedova. Crispolti aveva iniziato a riflettere sull'intuizione che il fermento informale, in atto già da qualche tempo e che anzi era arrivato a quella data una sua maturazione, costituiva l'attualità di quegli anni. Questa convinzione lo aveva poi messo in contrasto netto con, appunto, il suo maestro Leonello Venturi, che all'epoca, come sappiamo, appunto, sosteneva gli artisti da lui stesso definiti astratto concreti. Anche la lettura dei testi di Francesco Arcangeli, vi cito uno su tutti, certo tra i più noti, Una situazione non improbabile, costituirono per Crispolti un momento di riflessione e di studio. Ma di studio non passivo, critico, dialettico, come erano sempre, diciamo, le sue reazioni alla lettura di questi testi così importanti. Crispolti infatti si differenziò immediatamente anche da quest'ultimo, sia per la propria modalità di scrittura, da subito unica e riconoscibile, che per approccio. Nel monologo di Grotti, Stravacchi ricorda il clima difficile di quegli anni, cito: Arcangeli mi aveva messo in guardia nei confronti di Crispolti, mi aveva detto che sì, era un bravo critico, ma purtroppo ancora molto giovane. Frase questa che restituisce, diciamo, solo alcune delle tensioni vissute in quel momento così delicato, in cui Crispolti era anche alla ricerca di una propria identità, perché anche di questo si trattava, della ricerca di una propria identità critica, che tante volte Crispolti ci ha raccontato le sue lezioni, ma così come nel corso anche delle nostre lunghe conversazioni su quel periodo. Non erano però solo le vicende dell'arte italiana contemporanea a catturare la sua attenzione, anzi, il suo interesse per l'arte europea e poi, a macchia d'olio, inevitabilmente per quella extraeuropea, a partire proprio da Parigi, gli aprì le porte della conoscenza dell'arte di Hans Arthur, di Jean Fautrier, di Jean di Vols, di Carlo Tugers, che lui presentò per la prima volta in Italia, e di Pollock. Fu in quel frangente che, con lo studio congiunto
congiuntamente all'osservazione diretta delle opere e al continuo e franco dialogo con gli artisti sul processo e sulla genesi dell'opera d'arte, che Crispotti capì che lo snodo cruciale per il quale la prospettiva storica dell'arte contemporanea, promossa fino ad allora appunto da Venturi, poteva essere ribaltata, consisteva proprio nella differenza tra pittura formalista e le nuove ricerche di area formale. Ma non solo, cito Crispotti, l'attenzione di Venturi appariva al confronto come di carattere più semplice, come di misura appunto leggera, quasi che le vicende artistiche del nostro tempo non possedessero ancora una dimensione di adeguato spessore e di distanza storica, e dunque neppure richiedessero necessariamente un impegno di vera e propria pratica storiografica, come invece accadeva naturalmente affrontando questioni relative all'arte del passato. Il carteggio tra Chagall e Crispotti si apre con una lettera di Crispotti del 59 che contiene già alcuni dei nuclei che avrebbero caratterizzato il suo lavoro di critico e il suo fare storia dell'arte. Si tratta di una lettera dal contenuto importante che definisce il senso stesso della metodologia di approccio allo studio dell'arte contemporanea, che sarà poi peculiare in Crispotti e che accompagnerà l'evolversi, diciamo, della sua attività di critico militante, di storico dell'arte e poi di docente universitario, e cui, diciamo, lineamenti saranno finalmente raccolti e pubblicati solo nel 1997 in Come studiare l'arte contemporanea. In questa prima lettera Crispotti parla dell'imminente concretizzazione del progetto, cito, di una nuova rivista e di una serie di libri che usciranno in parallelo a questa nuova rivista, il cui nome sarà Alternative Attuali. Anche se, come sappiamo, diciamo, il progetto per questa nuova rivista si trasformerà in una serie di importanti e altrettanto riuscite mostre nella sede del Castello Cinquecentesco dell'Aquila, resta di notevole interesse la volontà di creare una nuova rassegna quadrimestrale sull'avanguardia dall'inizio del secolo fino a quei giorni e giorni in cui scriveva Crispotti. Questa semplice considerazione e testimonianza, che appare ancora oggi più carica di significati, secondo me, di come poteva apparire, di quel potremmo mostrarsi all'inizio di quel 1960, all'attenzione di Chagall e degli altri corrispondenti, parlo appunto, ricordo Michel Tapietro, e questi, appunto, parliamo di informali, e in queste prime dichiarazioni sono presenti alcuni, ancora una volta, aspetti del metodo crispottiano. Ancora da una lettera di Crispotti a Chagall, sentite cosa dice Crispotti, appunto, nel 50. Dans mon travail critique, je garde ces deux polarités, celle de l'engagement quotidien et celui du regard et de l'engagement dans des problèmes historiques. Nelle prime pagine, quindi, di Come studiare l'arte contemporanea, quindi nell'incipit di un libro sull'impostazione metodologica di una storiografia del contemporaneo, Crispotti dice queste parole: chi intenda interessarsi compiutamente di arte contemporanea, godendo di tutte le sollecitazioni di esperienza, anziché accontentarsi del mantenimento di una distanza storica, deve di necessità armarsi di due strumenti operativi che rispondono l'uno alla dimensione dell'interesse specificamente storiografico, l'altro a quella invece di un interesse specificamente critico. È sorprendente, diciamo, constatare e leggere quanto, diciamo, vi fosse già tutto chiaro abbastanza dall'inizio. Questo è davvero colpisce. Il progetto poi per la mai nata rivista Alternative Attuali era anche impostato sull'analisi critica delle diverse fasi dell'avanguardia, in un arco cronologico ampio che andava dall'inizio del XX secolo fino a quei giorni, e mostrava già l'impegno e l'inclinazione di Crispotti verso la costruzione di un'impostazione personale e distintiva. Nella stessa lettera Crispotti manifesta la volontà di inserire, tutto questo è una lettera, di inserire in questo primo numero della rivista un articolo a carattere storico sul gruppo Cobra, accompagnato da un'annessa antologia di scritti. Ecco ancora, già in luce, un'altra peculiarità di Crispotti, e cioè
scritti di un artista o di un movimento, e poi, col passare del tempo, di riunire anche i propri testi e le proprie corrispondenze in serie di volumi ragionati per argomento. Tornerò brevissimo su questo punto, con il quale poi concludo. Crispoldi, dicevo all'inizio, era già da qualche tempo impegnato anche nelle ultime battute dell'ambizioso progetto per il suo libro, che annuncia ancora con una lettera a Javert così. Lo voglio intitolare Poetica dell'informale, quindi, nonostante il titolo, è il titolo sull'arte attuale. Poetica dell'informale, che poi diverrà l'informale storia poetica. Javert quindi è tra i principali referenti a cui chiedere collaborazione, non solo per il recupero dei documenti relativi alla sua personale attività, ma anche per la ricerca iconografica delle immagini destinate a illustrare i due volumi, che Crispoldi richiedeva immagini con una grandissima precisione. Javert era inoltre in contatto anche con un ambiente internazionale e poteva procurare a Crispoldi molti dei materiali di ricerca inediti e allora del tutto sconosciuti in Italia. Lo scambio di idee tra i due, di materiali oltre che di idee, si protrarrà fino al 1970, pochi mesi prima proprio della pubblicazione dei due volumi. Ma non è questa, diciamo, la sede in cui approfondire questa storia. Voglio invece concludere su un altro punto che riguarda anche, ma non solo, l'informale, appunto, storia poetica. Allora, questa necessità di raccogliere, di antologizzare gli scritti di un artista o di un movimento e poi, col passare del tempo, di riunire i propri testi e le proprie corrispondenze in volumi ragionati, non è semplicemente da intendere come un dovuto, prima di tutto a se stesso, desiderio di veder riuniti, di veder riunito il lavoro di una vita, quanto più, e credo che qui sia uno dei punti più alti della sua eredità, che consegna come docente universitario, quella di mostrare come dietro le quinte di una produzione scritta monumentale non ci fosse solo la necessità di raccogliere, la necessità di accumulare scritti o di avere visibilità, o nemmeno che questa produzione monumentale seguisse con le direttive di pubblicazioni a valanga che siamo spesso oggi chiamati a produrre. Quasi come, diciamo, se la qualità dipendesse dalla qualità, come se quante cose più si riescono a mettere in piedi, quanta più alta sia la visibilità che ne si ottiene, tanto più legittimata sia la presenza del soggetto o dei soggetti. Io credo proprio di no, io credo che la monumentale produzione di Crispoldi ha seguito sin da subito un disegno, un progetto ben chiaro fin dal principio, un progetto di lavoro titanico che si compone di una moltitudine di tasselli che vanno tutti ugualmente importanti e fondamentali, dalle breve presentazioni di mostre, passandoli per gli articoli sui quotidiani, giungendosi ai saggi teorici e di metodologia per arrivare ai cataloghi ragionati. La ricchezza dell'eredità di Crispoldi sta anche in questo suo profondo senso etico del lavoro, oltre che nella sua generosità, nell'aver offerto e nell'offrire tutt'oggi, e di certo ancora a lungo nel tempo, spunti di riflessione e di studio, e che a loro volta necessiteranno ancora di nuovi studiosi pronti a raccogliere, a antologizzare, a rileggere le situazioni in maniera dialettica, così come lui stesso aveva fatto. E anche qui, credo, l'eredità di un uomo estremamente serio, impegnato, alla portata dei suoi studenti, solare, simpatico, che mai ha imposto ai suoi allievi la propria visione della storia dell'arte, né tantomeno il proprio metodo, ma che al contrario li ha sempre invitati all'apertura, alla cooperazione, all'amicizia. Grazie. Bene, grazie mille Giuseppe di questa altrettanto appassionata e ricostruzione, insomma, di una vicenda peculiare che però è trasversale a tante imprese di Enrico Crispoldi. E cedo, insomma, la parola a Luca, che insieme a Massimo ha curato, insomma, queste due giornate, tenendo una conclusione.
via. E... Beh, è una conclusione provvisoria, nel senso che ci aggiorniamo a Firenze, dove ci rechiamo abbastanza di corsa a questo punto. Comunque mi sembra che gli spunti, le possibilità di ulteriori riflessioni, di incroci poi tra tutto quello che si è detto in queste due mezze giornate siano davvero molti, quindi sarà un primo momento per un secondo magari incontro collettivo per continuare a ragionare su queste cose. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.